amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Buonasera, l'Abruzzo del pallone, la domenica sportiva di TV6, una domenica nerissima per il calcio abruzzese con il Pescara che ne prende 6 in casa dalla Lazio in una partita sentita. Anche dal punto di vista ambientale c'è il crollo completo della squadra di Massimo Oddo e a fine gara il presidente Sebastiani ha detto: mi sono rotto le scatole, sono pronto anche a lasciare la società bianco-azzurra. Crisi anche in casa Teramo che pareggia contro il Sant'Arcangelo, contestazione fuori dai cancelli del Bonolis, a rischio, molto davvero a rischio la posizione di Lamberto Zauli. Questi sono i temi principali di questa serata che poi nell'ultima parte ci raccontano di una Serie D in cui su 5 squadre l'unica a sorridere davvero è l'Avezzano che vince a Muravera in rimonta 1-2, pareggio per il Pineto in casa contro la Jesina, sconfitte la Vastese a Recanati e il San Nicolò contro la Vispesaro, pareggio invece nel big match del girone G per l'Aquila contro l'Arzachena. Alle mie spalle la vedete, questo è il pre-gara del super match dello Juventus Stadium che inizia alle 20:45. Juventus Inter, la capolista di Massimiliano Allegri contro i nerazzurri di Stefano Pioli. Ma intanto si stanno giocando altre partite, una in Serie A, Palermo Crotone, e siamo quasi addirittura d'arrivo, due in Lega Pro, stanno giocando il Bassano e il Parma. Tra un po' vedremo i numeri, ma intanto, come vedete, le squadre sono in campo per il pre-riscaldamento, per assaggiare il terreno dello stadium. Vi ricordo i modi tanti per interagire con noi. Il numero di SMS è 392-623-7060. Chiediamo scusa se magari non riusciremo a smaltire, come abbiamo fatto oggi purtroppo, ce ne scusiamo tutti i messaggi, ma siete stati davvero tantissimi, ci avete inondato di SMS, vi chiediamo scusa, ma ovviamente non potevamo, per limiti di tempo, per ragioni di tempo, mandarli davvero tutti quanti, ma continuate a scriverci, cercheremo di leggerne quanti più possibile. Questa sera ovviamente temi centrali sono i momenti neri soprattutto del Pescara, che praticamente ha quasi due piedi in Serie B, oramai qualsiasi speranza pare essere tramontata dopo il 6-2 di oggi. Potete seguirci anche in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook di TV6, potete commentare anche sotto la nostra diretta, fa uguale, fa lo stesso, come se mandaste un SMS. Sarà una serata davvero molto intensa, ve lo abbiamo detto, in cui il tema principale sarà la crisi del calcio abruzzese. Saluto in redazione, vi ha accompagnato tutto questo pomeriggio Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. È stato un pomeriggio davvero denso. Sì, pomeriggio sportivamente nefasto per le squadre della nostra regione. C'è un timido sorriso, se non altro, ad Avezzano in Serie D, ma in Serie A il Pescara, il Teramo in Lega Pro. Davvero una brutta giornata, soprattutto a Pescara. E poi questa intervista di Paolo Renzetti al presidente Sebastiani, che ha già iniziato a far rumore sin dai minuti successivi la sua messa in onda in diretta. Assolutamente, sarà la prima cosa che ascolteremo e di cui parleremo con William Carosella. Ciao William. Buonasera, buonasera a tutti. E allora cominciamo subito con i risultati, partendo ovviamente con il campionato di Serie A. Si sta giocando in questi minuti Palermo-Crotone con il vantaggio della formazione rosanero in questo che, se fino a qualche ora fa poteva sembrare uno scontro diretto che potesse interessare anche al Pescara, a questo punto, dopo il 6-2 di questo pomeriggio, sembra valga molto molto meno. Gol di Nestorowski, siamo al minuto in questo momento 75. Atalanta-Cagliari 2-0, ieri il Napoli aveva asfaltato il Bologna 7-1, 0-0 tra Chievo e Udinese, 1-1 tra Empoli e Torino, con il Torino che ha fallito anche un calcio di rigore con Iago Falk, vittoria del Sassuolo a Genova contro il Genoa di Juric. A ora di pranzo la Sampdoria, grazie a un rigore di Muriel, aveva battuto il Milan a San Siro, come detto
Pescara Lazio 2-6, 4 gol di Parolo e poi Keita è Immobile, il grande ex che non ha esultato dopo il gol realizzato alla sua ex squadra. Applaudito all'uscita. Applaudito anche all'uscita. 1-0 come detto Palermo-Crotone, ma questo è un risultato ancora non definitivo. Come detto, il posticipo delle 20:45 è quello dello Juventus Stadium tra Juventus e Inter, e invece dopodomani, martedì alle 20:45, Roma-Fiorentina, altro match soprattutto in ottica europea. Vediamo la classifica, che a questo punto già non è che le settimane scorse ci fosse tanto da sorridere, ma adesso è chiaro che la situazione diventa, se vogliamo, anche un po' imbarazzante. Juventus 51 punti, Napoli 48, Roma 47, Lazio 43, Inter e Atalanta 42, Fiorentina e Milan 37, Torino 32, Sampdoria 30, Udinese e Chievo 29, Bologna e Sassuolo e Cagliari 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, ma come detto è un risultato parziale, Crotone 13, Pescara 12 punti. Vediamo, Maurizio, anche la Lega Pro e i due gironi di Serie D, così poi li togliamo, non li rivedremo in seguito i risultati. Vediamo la Lega Pro con due risultati ancora in bilico. Fano San Benedettese finale 1-2, Forlì su Tirol giocata ieri 1-3, Gubbio Feral Pisalo 3-1, Maceratese Padova 0-1, Mantova Albino Lef 1-2, Reggiana Modena 1-0, Teramo Sant'Arcangelo come detto 1-1, Venezia ancora 2-1. Si stanno giocando e sono sull'1-0 Bassano Lumezzane, il Parma che era in vantaggio contro il Pordenone adesso è sotto 1-2 contro la formazione nero-verde. Vediamo la classifica. In grafica Venezia 49 punti, il Pordenone in questo momento aggancerebbe il Padova a quota 45 al secondo posto, Parma e Reggiana 43, Bassano 40, Gubbio e San Benedettese 38, Feralpi 35, Albino F 33 e poi c'è una frattura di 5 punti perché si riprende dal lato destro Maceratese e Sant'Arcangelo 28, Sudtirol 27, Ancona e Forlì 23. Modena e Lumezzane 22, Teramo e Mantova 20, Fano 16 punti, lunedì prossimo Fano-Teramo, partita davvero da dentro fuori. Serie D, girone F, come detto oggi anche in Serie D non è che le cose siano andate molto bene. Agnonese e Samorese 0-0, il Campobasso batte 2-0 il Castelfidardo, Matelica Civitanovese 1-0, Monticelli San Marino 1-1, senza gol è la partita tra Pineto e Jesina, Recanatese Vastese 2-0, Romagna Centro Alfonsine 1-1, Vispesaro San Nicolò 4-2, classifica. Dopo 22 giornate di campionato, Fermana 44 punti, oggi ferma perché avrebbe dovuto giocare con il Chieti e dunque non lo ha fatto, Matelica ne approfitta 40 punti. Vispesaro 38, Samorese 33, San Nicolò e Vastese rimangono a braccetto 32 punti, ma il San Nicolò mercoledì avrà il recupero con il Matelica. Agnonese 29, Jesina e Monticelli 27, San Marino 26, Pineto, Campobasso e Romagna Centro 22, Recanatese 19, Alfonsine 18, Civitanovese 16, Castelfidardo 15, anche il Pineto mercoledì avrà il suo recupero. Girone G adesso, vediamo, dove arriva di fatto l'unica vittoria delle abruzzesi di giornata. Foligno-Siamare in realtà non si è giocata per la famosa interdittiva che riguarda il Foligno, però come vi ha spiegato anche oggi Andrea Costantini, noi ci portiamo avanti e inseriamo già lo 0-3 che darà di fatto il giudice sportivo in maniera ufficiale. Noi anticipiamo solo un'ufficialità che arriverà. L'Aquila-Arzachena 1-1, come detto, Monterosi-Torres 3-0, Muravera-Avezzano 1-2, Nuorese-Albalonga 2-3, Rieti-Lanusei 3-0, San Teodoro-Flaminia 2-0, Sporting-Trestina-Città di Castello giocata ieri 2-0 e poi il Vivi Alto Tevere-San Sepolcro vince 2-0 sul campo del Latte Dolce Sassari. Classifica. La vediamo, comanda il Monterosi, 47 punti, meno 1 il Rieti 46, Arzachena 45, cioè davvero grandissima bagarre in cui si inserisce anche l'Aquila, che però di punti ne ha 42, Ostiamare e Albalonga 40, Nuorese e Avezzano 35, Vivi Alto Tevere e San Sepolcro 34, qui la frattura è ancora più ampia, sono 6 punti che li separano dalla parte destra, dove ci sono Flaminia e Sporting Trestina 28, Lanusei 25, San Teodoro 20, Latte Dolce Sassari 19, Muravera 17, Foligno 13, Città di Castello e Torres chiudono a 12 punti. Allora, io direi di fare così, William, e entriamo nel vivo di Pescara Lazio, non tanto con quanto è successo in campo, poi lo faremo strada facendo, ma io ti faccio ascoltare l'intervista
del nostro Paolo Renzetti al presidente Daniele Sebastiani, proprio pochi minuti dopo la conferenza stampa di Oddo. Lo ha intercettato, lo ringraziamo davvero. Un gran lavoro, quello di Paolo Renzetti, di Gaetano Tero e di Stefano Recanati allo Stadio Adriatico, che ci permettono di raccontare una versione altra di questa partita. Il presidente Sebastiani, ascoltiamo. Siamo con il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che ringraziamo tra l'altro perché non è mai facile parlare dopo una sconfitta per 6-2 in casa. Che si può dire, presidente, dopo questa battuta d'arresto? Tifosi arrabbiati giustamente, però probabilmente se il Pescara non si salverà sicuramente non dipenderà da questa sconfitta con la Lazio. A me mi fate ridere quando i tifosi arrabbiati, noi siamo contenti, non credo che se i tifosi sono arrabbiati noi siamo contenti, sicuramente quando si perdono le partite, soprattutto come questa, è una partita sentita, come sappiamo tutti, non possiamo che essere arrabbiati tutti. Poi giustamente i tifosi contestano, quando si va sul personale io non sono assolutamente d'accordo, quindi per me possono contestare quando vogliono, possono dire che non capisco niente di calcio, ma per il resto devono stare al posto loro. E poi io a fine anno trarrò le mie conclusioni, perché adesso mi sono abbondantemente rotto le scatole. Che cosa significa questo? Significa che a fine anno potrei anche lasciare il Pescara, perché siccome non me l'ha ordinato il medico di stare nel Pescara, siccome per fortuna se dovessi decidere di fare questo non lascerei i danni del passato, ma lascerei una società pulita, quindi alla fine qualcuno si prenderà cura di iscrivere al campionato, al prossimo campionato, quale sia il campionato a cui parteciperà il Pescara, e vedremo quello che sapranno fare gli altri, sicuramente meglio di me. Lei tra l'altro aveva sempre detto anche nei mesi scorsi che le porte della società per eventuali ingressi di imprenditori erano sempre aperte. Si è fatto avanti mai qualcuno in questi mesi per affiancarla? Sì, la polizia si è fatta avanti. Lasciate perdere, questa è una città di chiacchiere, comunque va bene, non è un problema. Io ripeto, le porte sono aperte, ma nessuno bussa. Per quanto riguarda questa partita, il presidente Sebastiani è rimasto deluso da qualcuno in particolare, mi riferisco ai giocatori? No, io sono rimasto deluso da un secondo tempo dove non abbiamo messo attenzione per niente, perché non si possono prendere gol come quelli che abbiamo preso nel secondo tempo, perché nel primo abbiamo recuperato due gol a una partita a una squadra che secondo me è tra le più forti del campionato, e quando tu recuperi una partita così dovresti avere entusiasmo, dovresti avere ancora di più voglia di continuare a fare bene. Nel secondo tempo abbiamo preso il terzo gol su una punizione che magari quando gioco io appoggio gli ulivi mi ci pianto davanti alla palla e non mi muovo. Quindi, purtroppo questi cali di tensione sicuramente non fanno bene, poi è chiaro che quando si perde la colpa è di tutti, in primis la mia che sono il presidente. Per quanto riguarda Massimo Oddo che ha parlato dopo la partita, posizione che resta comunque stabile, nel senso che sarà Oddo a guidare la squadra fino al termine del campionato? Assolutamente sì, ve l'ho detto, cioè, a meno che domani mattina non viene qualcuno e si compri il Pescara, allora lo guiderà qualcun altro. Fin tanto che ci sarò io ci starà Oddo a guidare la squadra fino a fine anno, e poi a fine anno decideremo insieme, magari Oddo allena anche il prossimo anno perché ha 2 anni di contratto. Se lei dovesse essere ancora presidente rimarrà Oddo anche nel futuro? Sì, anche visto che a Pescara si dice che Oddo rimane perché è mio socio, non so in quale società, perché c'è anche questo purtroppo che gira in questa città, e può darsi che magari venga via con me da un'altra parte, io sicuramente a casa e Oddo da un'altra parte. Insomma, questa era un'intervista davvero molto interessante, ricca di contenuti, William. Io li ho segnati mentre li ascoltavamo, l'abbiamo sentita anche oggi in diretta, ma adesso vorrei analizzarla un po' parte per parte. Presidente Sebastiani parte da un presupposto, alla domanda di Paolo Renzetti, i tifosi sono scontenti, dice perché noi siamo contenti. Siamo tutti scontenti. Tutti scontenti. Il presidente dice, possono dire che non capisco niente di calcio, però adesso mi sono un po' rotto le scatole, quando si va sul personale no, i tifosi devono tornare al loro posto, quando si va sul personale. Sì, sotto quell'aspetto gli do ragione. Gli do ragione perché anche questa storia che Oddo sia socio con il presidente, che è una storia evidentemente falsa, e sono turbative e sono fatti personali che non dovrebbero essere citati, e si dovrebbe parlare soltanto di calcio, perché
gli errori si commettono, le prospettive per il Pescara in Serie A abbiamo già vissuto altre stagioni, non sono sicuramente rose. Perché? Perché siamo una realtà di Serie B. Tu l'hai detto sempre in queste puntate, già da molte settimane fa, quando probabilmente ancora delle speranze c'erano. È chiaro che adesso sono terminate, però tu avevi sempre detto, ricordiamoci un po', come se avessi fatto un richiamo all'intera città di Pescara, ricordiamoci che noi siamo pur sempre una realtà di Serie B. Certo, per noi è un'esperienza quella della Serie A, l'abbiamo già vista in altre occasioni, dove se non hai i fondi, se non hai la possibilità di fare una squadra decente, stiamo giocando in Serie A, è ovvio, e non puoi spendere molto. E questo lo disse anche Oddo, dopo aver stabilito con un punteggio di 8 la campagna acquisti, in altre occasioni, proprio a ridosso del campionato, l'inizio di campionato, ha sempre sostenuto che non si poteva fare meglio perché le casse sociali sono quelle che sono. Certo. Quindi senza soldi non si... cioè con pochi soldi, vedi, se io mando mia moglie al mercato a comprare il pesce, se le do 100 euro mi riporta un tipo di pesce. Con 10 euro forse non lo mangi il pesce. Ma le sardelle, non le aragoste. Chiarissimo. Però adesso rimaniamo sull'argomento, perché il presidente Sebastiani poi nella parte più interessante dell'intervista dice siccome mi sono stancato, a fine anno potrei lasciare il Pescara. Ecco, è una prospettiva secondo te che poi il presidente Sebastiani porterà avanti da qui ai prossimi mesi? No, io spero vivamente di no, perché se tu vai a valutare l'operato di Sebastiano come presidente insieme a Iannascoli e insieme ad altri soci, è positivo. Perché? Perché abbiamo fatto le promozioni. E la Serie A, è difficile. Io, guarda Jacopo, per esperienza, non perché sia pessimista, ma perché vedevo che all'inizio questa squadra, che era quella della Serie B senza la Padula, difficilmente avrebbe potuto disputare un campionato di Serie A e salvarsi. Guarda, veramente ero convinto di questo, e mi fa tenerezza chi ancora, perlomeno credo che oggi come oggi non ci sia più, ma fino alla settimana scorsa c'era qualcuno che mi faceva tenerezza, perché dice dobbiamo ancora sperare, ma la realtà è quella che è. Se non siamo ciechi, vediamo che questa squadra sicuramente non poi ci sono varie ragioni per cui siamo ultimi e abbiamo fatto soltanto 6 punti, di cui 2 punti soltanto con 2 partite, 11 contro 9 con il Torino e con il Genoa. Quindi credo che insomma questa squadra sia carente dall'inizio. Non lo so, io a un certo momento, quando ho sentito che avrebbero fatto la rivoluzione a gennaio, mi sono veramente preoccupato per le casse sociali, perché spero che non abbiano speso molto, perché tutto andrebbe a detrimento del prossimo anno per una Serie B che è la nostra realtà, che possiamo anche disputare con grosse soddisfazioni. Altra parte un po'. Altrimenti, se torniamo alle accuse personali, agli asti, alle cose, bisogna rassegnarsi. Non è andata così. La colpa è di tutti e di nessuno. Purtroppo è questa la realtà. Allora, salviamo il calcio a Pescara. Non facciamo come quelli che praticamente poi, per essere troppo presuntuosi oppure disfattisti, sono disfattisti e vogliono far finire il calcio pure a Pescara. Guardiamo le realtà come quella del Parma, come quella del Catania, di tante altre squadre altolocate. Allora sono sparite dal calcio, è inutile. Allora accontentiamoci di quello. E anche il presidente sicuramente ha commesso degli errori, ma il presidente non fa
diciamo, si avvale della collaborazione anche di esperti, di collaboratori che dovrebbero essere esperti a tal punto tale da accorgersi che a luglio, quando si è fatta la squadra non poteva disputare la Serie A. Però scusami William, ti scrivono a te personalmente, il Carpi e il Frosinone non erano anche realtà di Serie B, eppure sono retrocesse, sì, di fatto, sì, negli, sì, ultimi minuti del campionato. Perché? Ma lo sai perché? Per un motivo semplicissimo. Perché essendo consci di essere una squadra debole, di essere una squadra che praticamente non ha grossi elementi, come il Crotone per esempio, allora fanno di necessità virtù. Certo. Nel senso che si gioca col coltello tra i denti, si disputa un campionato con un modulo di gioco più diciamo tosto, conservativo, e un punticino può essere utile. Se fossimo arrivati al punto tale da, diciamo, da cambiare allenatore prima, i giocatori sicuramente non sarebbero stati, diciamo, certo. Ecco perché dicevo che Oddo non poteva essere sostituito, perché i giocatori che ha scelto Oddo sono per quel tipo di gioco che, sì, fa, sì, disputare Oddo alla squadra. Oh. Bello da vedersi, ci si compiace, ci si specchia, però i risultati non vengono e siamo l'unica squadra in Europa che non ha vinto una partita. Oh, a proposito, parliamoci chiaro, più di questo non si può. Il presidente Sebastiani, sempre nell'intervista, Frosinone e Carpi giocavano col coltello tra i denti, sì, facevano, sì, un altro tipo di gioco, tipo il gioco che ha fatto il Pescara contro la Fiorentina. Contro la Fiorentina praticamente è stato un episodio che poi la differenza viene fuori, però potevi anche... Però può anche, a volte, però, Teglio può non beccare l'incrocio dei pali e la porti a casa. Mi ha dato più fiducia. Se invece tu vuoi giocare a viso aperto, vuoi fare... non, sì, ti, sì, accontenti del pareggio, molte volte... avremmo avuto anche la possibilità di accontentarci del punticino, non l'abbiamo fatto perché noi siamo belli, e poi io ce l'ho molto con gli allenatori che hanno subito all'inizio del campionato, dopo 4-5 partite, hanno, compreso Delio Rossi, hanno praticamente definito questa squadra molto efficace, e il tipo di gioco fatto esprimere dalla squadra, da Oddo, era quello che giusto per salvarsi, sì, però, ma non è vero vero. Cosa ti aspettavi che dicessero tra colleghi? Ma non devono parlare, allora, che stessero zitti, perché... ma che fanno, ci prendono in giro. Delio Rossi, ma tu lo capisci il calcio? Come fa una squadra che gioca in quella maniera e che praticamente ha una difesa debolissima e non ha una punta che diciamo, finalizza il bel gioco che il Pescara faceva, come fai a dire che può salvarsi? Non facciamo gol, prendiamo gol, perdiamo le partite, abbiamo fatto 6 punti. Dai, su, no. Io non voglio dire che Delio Rossi non capisca il calcio, però insomma parliamoci chiaro. Scusa, le amnesie tali non le accetto. Questo è un messaggio molto interessante, che poi ovviamente non abbiamo tempo di analizzare nella sua interezza, perché ci vorrebbero 10 trasmissioni solo per il riparto dei diritti televisivi, però è vero che in Serie A lo scalino aumenta in maniera esorbitante ed è anche complicato per le cosiddette piccole o neopromosse cercare di stare dietro economicamente, perché oggi, poi parliamoci chiaro, economicamente si riesce spesso e volentieri a stare, sì, a galla. Ragione. Un attimo, fammi andare un attimo da Andrea, perché Andrea, riprendo una parte interessante tra il serio e il faceto, ha risposto con una battuta il presidente Sebastiani quando Paolo Renzetti gli ha chiesto: si è presentato qualcuno per rilevare la società? Presidente Sebastiani, scherzando ovviamente, ha detto sì, la polizia. In realtà la porta è aperta, ma non bussa nessuno. Sì, guarda, a parte che
poi in queste cose, se veramente c'è sotto qualcosa, è difficile che una delle parti in causa venga allo scoperto, a meno che l'affare o la trattativa non sia talmente in uno stato avanzato che non si può più tenere in segreto. E comunque sia, io non penso che ci sia un qualcosa di concreto, però io suppongo che ci possano essere dei personaggi in città che stanno un po' monitorando la situazione, perché insomma, se il presidente Sebastiani dovesse manifestare ancora una volta un certo fastidio per quello che sta avvenendo e veramente dovesse prendere in considerazione l'idea di lasciare la società o di farsi da parte, qualcuno veramente potrebbe, chissà, farsi davanti. È chiaro che se qualcuno è interessato a rilevare una società che però sta bene, addirittura viene da una promozione in Serie A, è difficile farsi avanti essendo una proprietà solida e forte anche dal punto di vista del risultato sportivo e quindi anche del consenso di tifosi. Quando invece la situazione, come in questo momento sta avvenendo, va definendosi in maniera diversa, cioè c'è un indebolimento della società, almeno dal punto di vista dei risultati sportivi, e qualcuno può iniziare a fare un pensierino. Quindi io penso che al momento non ci sia nulla di concreto, però se questo indebolimento della società, ripeto, non da un punto di vista economico, ma da un punto di vista dei risultati e anche della pressione mediatica, della pressione dei tifosi, va a intaccare il morale stesso del presidente Sebastiani, magari si possono creare le condizioni per qualcun altro per uscire allo scoperto. Ma io spero che Sebastiani ci ripensi, nel senso che a mente è chiaro che è uno sfogo così, questo intanto. Però voglio dire, ma io non vedo prospettive diverse. Io non è che adesso mi sono innamorato di Sebastiani oppure abbia interessi nel difendere Sebastiani, difendo anche Oddo, ma li difendo perché praticamente il prossimo anno dobbiamo fare la Serie B. Perché ti scrivono, ecco perché lo difendo. Da fondatore del club Sebastiani non potevi che difenderlo, ma il tuo presidente è indifendibile. No, ma io perché praticamente ho creato il club Galeone e anche quello di Sebastiani perché sono riconoscente. Mi sembrava giusto avere un po' di riconoscenza nei riguardi di chi ti ha portato in Serie A, ti ha fatto fare i play-off, ti ha fatto delle promozioni. Insomma, parliamoci chiaro, non si può cancellare quello che ha fatto Sebastiani. È chiaro che adesso io lo difendo perché c'è il club Sebastiani, ma non è assolutamente vero. Io sono obiettivo, dobbiamo fare la Serie B. Se non viene qualcuno, a me è dispiaciuto tantissimo quando è andato via Peppe De Cecco, che aveva veramente qualche disponibilità in più e poteva veramente darci una mano a livello economico. Non lo ha fatto, hanno litigato e lì praticamente io devo ringraziare Sebastiani che è rimasto e ci ha portato, certo, ai play-off e in Serie A. Senti, ti faccio una domanda, riprendendo, si chieda scusa ai tanti abbonati non che vengono da fuori e ti fanno pescare, ragazzi di Serie, Guardia Grele, Bacri, Ortona, Vasso, Savito, Atria, gli storici di Silvio e Montesilvano. Mi scuso se ho dimenticato qualcuno, ci scrivono, firmato Curva. Prima, e riprendo un messaggio, William, Oddo è stato abbandonato dopo la sconfitta di Empoli come se avesse perso lo scudetto, eravate tutti con lui prima della disfatta, ma prima di farti rispondere, perché poi in realtà no, io qualche dubbio l'ho sempre avuto. A me quel tipo di gioco che praticamente è spavaldo e che può, diciamo, sì, è vero, l'hai sempre detto, non ti piace il campionato. Io ricordo, io molto, nel 2011-2012 commentavamo insieme sempre dagli studi di TV6 il Pescara di Zeman, non ti piaceva neanche il gioco di Zeman quando era troppo spregiudicato. Esatto, perché poi gli è successo che praticamente a Cagliari ha fallito a Roma, a Foggia in Serie C con Sau, Insigne, eccetera, eccetera. Cioè è pericoloso. Però dopo Foggia è venuto a pescare. Sì, dopo Foggia è venuto a pescare e ha fatto quel grande campionato con tre nazionali e un Sansovini super. Sì. Allora, prendiamoci chiaro, se hai giocatori puoi fare bene, altrimenti. E Oddo invece l'anno scorso, grazie anche alla Padula che ha fatto 30 gol, però
La Padula era il punto di riferimento per, diciamo, la finalizzazione di un gioco che sicuramente era frutto di idee, certo, calcistiche, che in Serie B possono anche pagare quelle di Oddo. In Serie A no, in Serie A non puoi giocare ad armi pari con le squadre che hanno veramente giocatori stratosferici. Assolutamente, anche però impianti prima, stratosferici, scusate, guardate alle mie spalle. Andrea Costantini, testimone che si può tacciare di tutto tranne che di essere, insomma, però guardate, insomma, che spettacolo fantastico quello dello Juventus Stadium, che è anche stadio di proprietà, insomma, ci sono degli introiti completamente differenti, purtroppo. Scusatemi, Jacopo, sì, intanto è finale a Palermo 1-0. Sì. Prima è passato un messaggio di un tifoso che la dice lunga in parte di quella che è stata la filosofia sposata all'inizio e che viene tuttora portata avanti, ma che un po' la filosofia del Pescara quando sale in Serie A. Un tifoso prima ha scritto, circa 5 minuti fa è passato: meglio retrocedere ma giocare bene che farlo come hanno fatto Carpi e Frosinone, che, esatto, sono retrocesse comunque. Esatto, esatto. A Pescara gli ultimi campionati sono stati vinti da Galeone 2 volte, da Zeman, e poi Oddo tramite i playoff è salito in Serie A. Con filosofie di gioco sempre portate a offendere, a proporre un calcio spettacolare, comunque molto offensivo, dove la parte offensiva prevaleva nettamente sulla fase difensiva. Sì, e ogni volta questo progetto tecnico è stato poi confermato in Serie A, anche quando è andato via Zeman e è arrivato Stroppa, ma comunque sia la filosofia di gioco che si voleva portare era sempre quella, cioè imporre il gioco, fare la partita. Noi anche se andiamo in Serie A, ma siccome siamo il Pescara e abbiamo questa filosofia, non ci interessa che giochiamo in Serie A, noi siamo questi e portiamo avanti questa filosofia. E lì sta l'errore. E lì sta l'errore. Allora, è più, diciamo così, è un modo di vedere un po' filosofico, che poi però bisogna portare avanti con coerenza, perché io vedo che anche molti tifosi sono delusi e arrabbiati per quello che si vede, però sono poi gli stessi tifosi che quando il Pescara sale vogliono vedere la squadra giocare altresì bene e proporre lo stesso tipo di calcio in Serie A. Poi qualcuno dirà: sì, però devi avere i giocatori e quindi bisogna spendere, ma la capacità di spesa del Pescara, anche se si vuole rischiare, non è mai una capacità di spesa come le squadre migliori, quindi comunque è una soluzione che ti porta verso, diciamo, uno scontro frontale e quindi poi finisci con una stagione di questo tipo. Chiudo dicendo che quest'anno si sta toccando il fondo. Però è anche vero che negli altri anni anche le stagioni del Pescara erano piuttosto compromesse a marzo. Certo è che nel girone d'andata si erano fatte sempre figure migliori, si erano vinte delle partite. Ricordo anche il secondo Galeone, per non parlare del primo Galeone. Anche Stroppa i suoi 11 punti fino a novembre li aveva fatti, 3 partite le aveva vinte e Stroppa. Invece quest'anno veramente si è toccato il fondo e c'è una compartecipazione di tutti, dalla società all'allenatore a un gruppo di giocatori evidentemente sopravvalutato. Andrea, sì, Galeone, anche Galeone si è sbagliato, ti correggo, no? Perché sì, ma Galeone adesso è invecchiato parecchio. Questo però non vuol dire nulla, tu lo salvi a prescindere. È diventato più buono, è diventato più buono. Capito? E allora, però Andrea, devi riconoscere che tranne l'anno di Stroppa per quanto riguarda la Serie A, negli anni passati, quando nelle altre occasioni ci siamo messi ultimi, siamo rimasti ultimi, ci siamo salvati un anno con Galeone perché l'Empoli, certo, c'erano 2 retrocessioni e l'Empoli, e lo dici un galeoniano, ma però lo dico perché sono onesto, l'Empoli era penalizzato. Nel secondo anno consecutivo in Serie A il Pescara fece un grande girone d'andata, addirittura si parlava di piazzamento UEFA e poi ci fu il crollo nel girone di ritorno. Poi c'è stato un calo notevole, però è tutto
di peso da questo tipo di gioco che si vuole fare in Serie A, che prima o poi va a finire male. So, però posso dire una cosa, negli altri anni, allora l'anno della seconda promozione con Galeone sono arrivati giocatori, ricordo come Sivebek, come Dunga, futuro campione del mondo, ma giocatore immenso. Sì, ma è una mala frutta. Sì, però negli anni precedenti quando erano arrivati Dunga, era Junior, anche ora non voglio paragonare, però nell'anno di Stroppa c'era un giocatore ad esempio come Weiss, che a livello internazionale è un giocatore di un certo livello, arrivato nel Bjarnason, Bjarnason, è chiaro. Quest'anno invece di giocatori, anche uno che era nel cuore della sua carriera e che a livello internazionale potesse avere una sua reale forza, non è arrivato. Al massimo potremmo definire Bajbek un giocatore di questo tipo, ma Bajbek quante partite ha fatto? Praticamente nessuna. No, ma già si quindi Weiss qualche partita te l'ha risolta. Era previsto allora che Bajbek non potesse disputare. Abbiamo tenuto Campagnaro, che chiaramente si sapeva che aveva dei problemi. Io la cosa di cui accuso l'allenatore e anche la società è quella di aver detto e dichiarato che quella campagna acquisti, la squadra formata a luglio, era una squadra di cui essere soddisfatti. Ma io allora perché, mi sono chiesto perché William si era reduci un mese prima dalla promozione, e perché c'era la consapevolezza che il gioco dato da Oddo alla squadra potesse senza essere la Padula il gioco, perché questa è stata si sperava che la grande illusione, William, la grande illusione è stata questa. Il grande fraintendimento è quello di aver pensato, forse esagerando, il gioco che aveva la mano dell'allenatore, il gioco potevano compensare le lacune che poteva avere la squadra in termini in Serie A di caratura. Però una cosa io devo dire, non si scherza, però William, i giudizi sono stati dati in maniera, non dico univoca, ma comunque sia. Io mi sono venuto anche degli addetti ai lavori, dei giornalisti, veramente, ma fino a poco tempo fa, per la verità, fino a poco tempo fa, alcuni colleghi nostri erano ancora fiduciosi. Io invece l'ho capito subito che questa era una squadra che non poteva assolutamente, e quando si è parlato di rivoluzione allora mi sono veramente messo le mani nei capelli, perché era tardi e non puoi rifare la squadra da capo. Provo ad inserirmi all'interno del discorso, provando ad interpretare quello che è, per chiarire un po' il discorso Carpi, Frosinone, Pescara, come se retrocessi bel gioco o gioco peggiore. La realtà è che quello che forse al tifoso dà più fastidio adesso, William, al di là di come si retrocede oppure no, è il problema che questa squadra in 23 partite ha fatto 6 punti. Adesso, al di là del gioco o non gioco, è un punto ogni 4 partite, cioè veramente è impensabile che non si possa dire che si poteva fare molto molto di più. Comunque, ti faccio sentire Massimo Oddo, poi mi dai un giudizio non tanto su quello che dice, ma su come lo dice, sull'umore. Fammi dire una cosa, non me ne dimentico. C'è uno che dice non devi difendere l'indifendibile. Io non è che stia difendendo, io sto, allora, la mia speranza è che o venga uno che prende il Pescara e abbia le capacità di Squinzi con la Mapei, insomma, che possa veramente garantire, una volta tornati in Serie A, veramente una Serie A buona, oppure teniamoci quelli che abbiamo e ringraziamoli. Sentite a me, io non è che adesso voglio difendere, non sto difendendo, sto dicendo che dobbiamo accontentarci, purtroppo è andata così, il prossimo anno ci divertiremo, e sono convinto di questo. Allora, ti faccio sentire Oddo, quello che ha detto, ma dopo ti chiederò un giudizio sul tono, sul suo umore, come lo vedi in conferenza stampa. Ascoltiamolo un po'. Primo tempo comunque in partita, secondo tempo se mi lasci il tema, imbarazzante. Che pensi? No, non è vero. Imbarazzante per gli errori difensivi in occasione dei gol. E basta, perché abbiamo continuato a giocare. Sì, forse è meglio il primo tempo, ma purtroppo ci hanno penalizzato errori
grossolani, più che grossolani in fase difensiva, nell'occasione delle palle inattive, di tutti i gol presi, però la partita l'abbiamo giocata, siamo partiti malissimo, poi ci siamo ripresi e abbiamo provato a giocarla fino alla fine, condizionata, come ti dico, da questi errori. Imbarazzanti sono gli errori che abbiamo fatto, ma non la partita. Secondo me ho avuto la sensazione che questa squadra abbia definitivamente mollato anche a livello psicologico, come una squadra che avesse già un approccio alla partita, squadra quasi retrocessa. Ti volevo chiedere se è stata solo una mia sensazione, ma calcolando la risposta che hai dato poco fa, credo che la tua risposta sia assolutamente negativa. Grazie. No, non è così. Io finché vedo giocatori come Ben Ali che danno l'anima fino alla fine, non solo lui, i vari Verre, Caprari, ma tutti hanno dato tutto fino alla fine. Qui la situazione è questa, che incontri formazioni che sono nettamente più forti di te, ci metti gli errori difensivi e prendi gol, parti malissimo, riprendi la partita e quello è un segno positivo, sbagli un rigore che potrebbe buttare giù un elefante e continui e pareggi. Poi riprendi gol e ci sta che c'è un po' di sconforto, ma questo è umano, io credo che sia umano, però se mi dite al di là degli errori che abbiamo fatto i ragazzi sono impegnati fino alla fine, io vi dico sì, non ne ho visto uno rassegnato, hanno provato, poi ovvio che in questa situazione è anche semplice per la squadra avversaria, oltre al fatto che è una squadra molto forte. Non so che rispondere, sapevamo che la Lazio era la squadra che aveva fatto più gol di testa, ci è venuto a mancare Baybeck che copriva il primo palo, non sapevamo chi mettere perché non avevamo gente di statura, nel secondo tempo abbiamo provato a mettere i tre saltatori più forti a zona, le proviamo tutte, purtroppo le prendiamo, vuol dire che abbiamo dei limiti nelle marcature, nell'attenzione e quant'altro. Una partita del genere, la tifoseria anche oggi ti ha contestato, ma è una cosa annunciata, nulla di nuovo. Tu vai dritto come un treno, come giusto che sia, che tu debba difendere il tuo lavoro e l'operato della tua squadra. Ecco, però pensi di dare un segnale dopo un 6-2 del genere, pensi, non so, un'ultima spiaggia, un segnale disperato da dare a questa stagione? Grazie. No, a me basta che i ragazzi danno il 110% tutte le partite. Quello che succede fuori dispiace per primi a me, ai ragazzi, e capisco la gente, capisco la tifoseria, capisco tantissimo i ragazzi della curva che sono sempre vicini, che vengono dappertutto, che sia Milano, che sia Palermo, che sia Crotone, e li capisco perfettamente e accetto le critiche perché è giusto che siano così, però noi non possiamo far altro che continuare a dare il massimo e lavorare con dignità. William, l'hai sentito? Al di là adesso ovviamente della disamina sulle palle inattive il Pescara, però non ti è apparso un po' un Oddo più spento rispetto al solito? Beh, ci mancherebbe altro. No, sulla base... è sempre stato, anche quando le cose, perché adesso le cose non è che vanno male da oggi pomeriggio, parliamoci chiaro, certo. Anche nei momenti di difficoltà, di grandissima difficoltà, è stato sempre quello che, non dico ha rilanciato, però ha disegnato comunque un orizzonte un po' diverso, un domani comunque con qualche speranza, invece adesso sembra un po'... No, vabbè, era... aver perso, diciamo, anche lui. No, diciamo che erano atteggiamenti dovuti, erano atteggiamenti da parte dell'allenatore dovuti per far sì che la squadra non ricevesse un colpo più grave di quello che stava ricevendo con quelle sconfitte, con quei risultati penosi. E fino a che c'era qualche spiraglio è ovvio che l'allenatore non poteva nemmeno chiuderli questi spiragli, magari con un atteggiamento diverso. Adesso si è reso conto che non c'è più nulla da fare, è ovvio che l'atteggiamento è questo,
E l'atteggiamento è questo, dovuto proprio al fatto che non c'è più niente da fare. E provo ad interpretare in altra maniera questo SMS, che non c'entra niente con i soldi, perché insomma uno come Massimo Oddo non è che abbia bisogno di andare, rimanere attaccato ad un contratto, ma a livello proprio di immagine, o comunque, e tu fossi stato Oddo, magari non oggi, anche nelle settimane passate, puoi rispondermi, però ti saresti dimesso? Anche se poi magari la società le respinge, ma tu ti saresti dimesso? Guarda, io... Perché la storia non mi dimetto perché non lascio... Insomma, non è molto, molto credibile. Parliamoci chiaro, giornalisticamente è una semipanzana. Sì, sì. No, non me ne vado per non lasciare la barca, ma non scherziamo. No, vabbè, che c'è? Vabbè, se tu se la calcio barca... non è una tragedia. È andato via Sghettino che ci sono appuntato. No, scherziamo. Allora, voglio dire, secondo me le decisioni diverse di Oddo sono scaturite dalla fiducia incommensurabile che il presidente Sebastiani ha riposto in questo allenatore. E lui si è sentito difeso e quindi praticamente ha creduto anche lui poter porre rimedio a certe situazioni. Al di là del fatto di essere, di avere l'appoggio giusto, sbagliato, non vogliamo entrare nel... Ma all'interno di un allenatore che si ritrova in questa situazione non scatta qualcosa per dire... Vabbè, ma di non mettere in ulteriori ambasce, provo a dare una sterzata andandomene io. Ma te l'ho detto che secondo me lui le dimissioni le voleva dare. Ma siccome chiaramente prima di dare le dimissioni evidentemente ha parlato col presidente, con altri soci del presidente, con la società, evidentemente la società gli ha dato fiducia e lui ha chiaramente, anche perché se si fosse dimesso le ripercussioni nei confronti della squadra, una volta poi annullate le dimissioni da parte della società, sarebbero state diverse le ripercussioni, capito? Perché? Perché i giocatori avrebbero detto questo si è dimesso perché ha capito la società che rinnova sbagliato. La fiducia automaticamente allora vuol dire posso... cari giocatori, l'allenatore non si tocca. Siccome stanno dicendo che sto difendendo l'indifendibile eccetera, io credo che l'unico dubbio che ho in mente, perché se no la situazione mi è stata chiara dall'inizio, l'unico dubbio è questa domanda: cambiando l'allenatore dopo Empoli, avremmo magari risolto qualche problema e con qualche aggiustamento a gennaio magari si poteva far meglio? Perché? Perché il trend di Oddo si è visto subito che è stato quello che ha cominciato alla terza partita, la quarta, e non ha mai smesso di cambiare volto. Peraltro oggi c'è stato anche l'ennesimo rigore sbagliato da Caprari, che però era andato a segno. Sì, ma l'errore di Muntari, insomma. Però diciamo che queste fanno parte, non ci siamo soffermati perché... Sì, delle qualità dei giocatori e delle condizioni dei giocatori. Sono cose che si ripetono da 23 giornate a questa parte, quindi poi... È una novità. Non è che abbiamo perso oggi perché abbiamo sbagliato, non abbiamo mai vinto perché abbiamo sbagliato sempre, quella è la verità, certo, purtroppo. Certo. Assolutamente, peraltro questa, William, è una sconfitta che fa ancora più male perché viene contro un avversario che per il Pescara non è un avversario come tutti gli altri ed è inevitabile. Peraltro in settimana, William, c'era stato anche il comunicato della tifoseria organizzata dei Pescara Rangers, molto forte. Ma io l'impegno da parte dei giocatori l'ho visto, Oddo sotto questo aspetto ha ragione. Siamo carenti, siamo scarsi, commettiamo degli errori che in Serie A ti puniscono se commetti di quegli errori. Quindi è inutile, stiamo parlando sempre delle stesse cose. La Lazio è una squadra fortissima, che vogliamo fare? Purtroppo siamo nemici della Lazio, sì, ma è come se io fossi nemico di Tyson, ma mica mi metto a fare a cazzotti con Tyson. Senti, è chiaro che adesso vediamo un po' il
prossimo turno, Maurizio, con l'ausilio della grafica, perché adesso il Pescara ha la trasferta di Torino contro il Torino, però anche se siamo, ed è brutto dirlo, alla 24esima giornata di campionato, sembra quasi un countdown rispetto ad una retrocessione già annunciata. Come si... I giovani, facendo giocare i giovani. Ecco, questo secondo ti avrei chiesto. Cioè, del Sol. Ci sono giocatori validi. In primavera possiamo anche valorizzarli, metterli in evidenza, facciamo giocare i giovani, anche perché questi che sono venuti si sono infortunati subito, ma lasciamo perdere, dai. Ma Gilardino è arrivato adesso, fra due settimane ricomincia ad allenarsi, è finito il campionato, è finito. Muntari impresentabile, hai detto insomma un errore oggi sul gol della Lazio, ma ripeto, queste sono valutazioni che purtroppo, e ci dispiace dirlo, vanno avanti da inizio stagione. È chiaro che con l'andare delle settimane diventa anche stucchevole continuare a parlare di errori che poi sono sempre gli stessi, e poi una volta bizzarri, una volta... Il modo di giocare di Oddo è rischioso. O lo fai con giocatori veramente validi, oppure gli errori si ripetono di settimana in settimana. È inutile, certo. È inutile discutere. Quando invece abbiamo giocato tutti compatti dietro contro la Fiorentina, si è visto qualcosa di meglio praticamente. Poi magari la differenza ci può stare, certo. Però se avessimo avuto questa mentalità, ma purtroppo Oddo è monocorde, è il tipo di gioco che fa praticare la sua squadra, è quello, è bello da vedersi, ma è perdente. Assolutamente, William, è chiaro che... Però ripeto, può andare bene in Serie B, ecco perché B. Sì, io sì, dicevo sì. Di non... Questo è chiarissimo. Noi siamo in chiusura per quanto riguarda la parte Pescara, io ti ringrazio per essere stata in nostra compagnia. Ma Carosella dice che abbiamo una squadra scarsa, ma questa squadra chi l'ha fatta? L'hanno fatta, il presidente ha chiaramente messo a disposizione un budget, la squadra l'ha fatta Leone, Repetto prima e poi è andato via, e gli ha detto i lavori, quelli Pavone è l'allenatore. È l'allenatore. È l'allenatore. Quando l'allenatore dice questa squadra è, mi sta bene, è, la campagna acquisti la definisco da 8, e secondo me io presidente dico, beh, oh. Io non faccio l'allenatore, questi certo. Capiscono più di me, ma benissimo, avete capito? Allora, chiarissimo. Grazie William per essere stato in nostra compagnia, sempre gentilissimo. Grazie, ovviamente. Andrea. Di Pescara si continuerà a parlare domani sera, una puntata assolutamente da non perdere, replay di Enrico Rocchi ore 21 sempre su TV6, mi raccomando seguiteci anche domani sera, perché è chiaro che sarà un'analisi il giorno dopo, la sconfitta sì, ma anche le dichiarazioni del presidente Sebastiani che potrebbero, sì Andrea, potrebbero indirizzare la strada verso qualcosa chissà di differente, no, Andrea? È chiaro che sull'aspetto poi tecnico della partita siamo stati talmente sovrastati da altre tematiche, però voglio dire, si fa male Bajbek, no? Perché non può giocare un giocatore per quanto inesperto come Cerri, visto che abbiamo detto più volte che il Pescara ha delle pecche in termini di fisicità, e giochi contro la Lazio che è una squadra molto fisica che ti mette in difficoltà sotto quel profilo. Oggi si è fatta una squadra offensiva ma sostanzialmente senza punte, quindi poi anche all'interno di questi ingranaggi che comunque all'interno del quale noi cerchiamo di andare a spulciare, e visto che si è detto che il mercato di gennaio doveva portare gente più pronta, ma uno che è pronto ora non farà la differenza e non sarà mai lui la salvezza del Pescara, ma visto che Cerri è abile e arruolabile, ma oggi manca Bajbek, manca Gilardino, l'unica vera prima punta che hai è Cerri, che ti dà anche un briciolo di fisicità,
perché non provare lui? Cioè, poi valutando questi aspetti sembra che la campagna acquisti non sia neanche coerente, perché uno dei rinforzi che hai, uno dei pochi che hai disponibili, lo puoi schierare, ti mancano tutti gli attaccanti, ti manca tutto il reparto. Sì, perché, è andato in confusione, Andrea. Perché mettere Caprari, poi Castano, Sferra, eccetera, e non dare quel briciolo di fisicità che si può dare alla squadra? Poi la perdi lo stesso 6-2, certo. Però ci sono delle smagliature all'interno di questo contesto che noi non abbiamo evidenziato perché siamo stati sovrastati da tanti altri temi che hanno avuto la priorità, ma se andiamo a frugare anche nei bassi fondi, nelle tematiche meno importanti, notiamo anche queste smagliature. Assolutamente. Sì. No, volevo... Ah, volevi rispondere al nostro telespettatore che giustamente ti diceva Repetto... ma Repetto già non c'era più. No, non è vero, assolutamente, Repetto è andato via quando è finito il calciomercato, quindi... solo che diciamo il contrasto fra Repetto e la società però dell'anno scorso parliamo di un po' di tempo fa. Sì, ma parlo di sì. Giugno, no. Di luglio, agosto, fine agosto. Repetto è andato via. Molto prima. Prima della campagna acquisti. Eh sì. Andrea, confermi? Ma no, se c'erano contrasti fra l'allenatore... Repetto è andato via prima dei playoff lo scorso anno. Repetto è andato via prima dei playoff. Cioè è stato, diciamo così, esonerato, tra virgolette, prima dei playoff vinti dal Pescara. Alla fine del campionato. C'era un contrasto fra Repetto e Sebastiani per quanto riguarda la disponibilità di la Padula, cioè volevo dire la Padula, Repetto avrebbe voluto darlo la cessione alla Juventus al Napoli, che ci avrebbe dato se Higuaín non fosse partito, ci avrebbe lasciato la Padula con qualche altro giocatore in più che ha il Napoli. Quello è stato il momento di crisi fra i due. Però oggettivamente, e questo insomma è cronologia, Giorgio Repetto è andato via prima che il Pescara iniziasse addirittura i playoff. Questo è. Poi possiamo dire tutto, però adesso, questo cronologicamente ha ragione il nostro tifoso e noi è andato via prima che il Pescara iniziasse addirittura i playoff. Comunque. E perché al di c'era là, questa... Al di là di... ovviamente forse, nelle pieghe non lo sappiamo, non lo sappiamo. Comunque, grazie di nuovo, William. Grazie a voi. Buona prosecuzione di serata a te. Intanto alle mie spalle il riscaldamento del big match dello Juventus Stadium di Torino. Tra un quarto d'ora inizia questa bellissima partita che noi vivremo per una parte insieme finché saremo in diretta. Ma adesso chiudiamo la parentesi Pescara. Vi ricordo, domani sera alle 21 replay con Enrico Rocchi, 1:30 per analizzare quello che sarà il day after di Pescara Lazio 2-6. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale perché da una crisi passiamo all'altra, passiamo a parlare della crisi del Teramo, tra poco. È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone dopo quella ampia dedicata al Pescara. Continuate a scriverci mentre alle nostre spalle vedete ancora le immagini che arrivano da Torino dove c'è il riscaldamento delle due squadre. Questo è Leonardo Bonucci che vediamo in bassa frequenza. Tra un po' inizia, tra qualche minuto, il posticipo tra Juventus e Inter. Questo è Gonzalo Higuaín che ovviamente è al centro dell'attacco bianconero. Per un'associazione di colori, vabbè, lasciamo perdere, do il benvenuto a Dania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, sono casuali. Casuali, per parlare, come abbiamo detto prima della pubblicità, da una crisi all'altra, dalla crisi del Pescara alla crisi del Teramo. Oggi in realtà non è arrivata una sconfitta, è arrivato un pareggio contro il Sant'Arcangelo, ma che per la posizione di classifica tutto sommato
può essere definita una specie di sconfitta. Si sono chiuse, vediamo il quadro completo a questo punto della Lega Pro, con l'ausilio di Maurizio dalla regia, perché si sono chiuse con le vittorie di Bassano e Parma, i due posticipi. Il Bassano, diciamo, senza particolari problemi contro il Lumezzane. Il Parma era sotto 1-2, Pordenone in 10, il Parma che rimonta e vince 3-2. Vediamo un po' la classifica prima di vedere il tuo servizio, Ania, e di vedere anche le immagini della contestazione. Ricordiamo che il Teramo ha una partita in meno proprio contro il Pordenone. Ancora bisogna valutare e ufficializzare la data. Però è chiaro che con Fano Teramo alle porte lunedì prossimo, questa è una classifica che non è pericolosa, è pericolosissima per il Teramo. Ovviamente sì, e comunque rimane una grande occasione persa guardando le sconfitte delle altre, Forlì, Modena, Mantova, Fano, cioè oggi sarebbe stata una vittoria preziosissima per il Teramo, per la classifica. Poi però se vai a guardare la partita è stato un punto guadagnato, perché il Teramo ha rischiato di perderla e ha fatto ben poco per evitare di perderla. Certo. Se non fosse stato per quel calcio di rigore di Sansovini, trasformato da Sansovini e guadagnato da Tempesti, probabilmente staremmo a parlare di tutt'altro risultato, certo, ancora più negativo rispetto al pareggio. Ci vediamo il servizio della partita Teramo-Sant'Arcangelo. 1-1, intanto sono spente, ma non è un blackout, allo Juventus Stadium. No, da noi funziona così. Le luci. Teramo Sant'Arcangelo 1-1, vediamo. Un'occasione persa a guardare gli altri risultati. Un punto guadagnato a vedere invece la partita, in cui neanche gli ultimi arrivati, Tempesti a parte, riescono ovviamente a fare i miracoli. L'1-1 del Teramo contro il Sant'Arcangelo rimanda ancora una volta la prima vittoria di Lamberto Zauli da allenatore biancorosso e fa scoppiare una nuova contestazione dei tifosi a fine gara. Il tecnico fa esordire dal primo minuto Narciso, Camilleri e Barbuti, per tornare al 4-3-1-2 rispetto all'unica punta di Modena. Teramo comincia con lo spirito giusto, ma è solo Di Paolo Antonio, con un tiro centrale, a scaldare i guanti di Nardi. Poco dopo, invece, un'ingenuità della difesa del Teramo spiana la strada al vantaggio del Sant'Arcangelo. Camilleri non è pulito su Cori. Il direttore di gara non ha dubbi ed assegna il calcio di rigore che lo stesso attaccante del Sant'Arcangelo trasforma. La reazione dei biancorossi c'è, almeno nello spirito, ma non si traduce in occasioni degne di nota. Barbuti viene servito poco e male, mentre Sansovini e Di Paolo Antonio non si intendono a dovere e spesso e volentieri cercano di spiegarsi in mezzo al campo. Lo stesso Barbuti, poco dopo la mezz'ora, reclama un calcio di rigore, ma inutilmente. Nella ripresa Zauli fa entrare subito Carraro al posto di Carcalis, con Di Paolo Antonio che va a fare il terzino, pronto a fare il tutto campo per rifornire gli avanti dalla fascia sinistra. Prima del quarto d'ora degli sviluppi in un angolo, Carraro prova ad indirizzare di testa il pallone verso la porta, ma non ha fortuna. Ancora Carraro, al 17esimo, tenta il gol dalla distanza, ma la sfera finisce lontano dalla porta. Ex Pavia ci prova da schema anche al 23esimo, ma il tiro è centrale e Nardi non ha problemi. Il Teramo, che dovrebbe evitare di perdere, latita e bisogna attendere il 40esimo per vedere un colpo di testa di Sansovini, innescato la Petrella, finire ad un soffio fuori. Poco dopo c'è un dubbio contatto tra Oneto e Tempesti, su cui l'arbitro non ravvisa il calcio di rigore. E massima punizione invece poco dopo, quando ancora Tempesti viene atterrato in area. È Marco Sansovini a trasformare dal dischetto per il pari del Teramo. Un pareggio che non evita una contestazione finale da parte dei tifosi fuori dallo stadio, con un lancio di fumogeni nel parcheggio antistante ed un lungo scambio di vedute tra tifoseria e squadra che si esaurisce nel giro di un paio d'ore. Tra una settimana però, posticipata a lunedì, c'è la sfida a crocevia in casa del Fano. Oh, questo era il servizio della partita. Tra un po' rivedremo le immagini della moviola, i due calci di rigore, uno che poteva essere assegnato al Teramo nel primo tempo. Ma intanto vediamoci un po' di immagini della contestazione, perché poi in realtà la notizia vera del giorno di fatto è questa, perché l'altra contestazione il Teramo l'aveva subita dopo la sconfitta in casa con l'Albino Leff, ma c'era Federico Nofri sulla panchina. Questa di fatto è la prima vera contestazione contro la gestione di Lamberto Zauli, che, lo ricordiamo, in 10 partite ha fatto 5 punti. Ora, se diciamo che il Pescara ha fatto 6 punti in 23 giornate, ma l'ha fatto in un campionato come quello della Serie A, 5 punti in 10 partite in Lega Pro con una squadra che tradizionalmente in Lega Pro, dire che sia una miseria mi sembra già di fare un complimento. È un
è risibile come cammino, sarebbe una retrocessione se si continuasse su questa media, diciamo la più grande retrocessione, la più scontata delle scontate, insomma, sì, o no? Assolutamente, infatti Zauli è stato il bersaglio tra virgolette preferito della tifoseria proprio nella contestazione che stiamo vedendo, contestazione ci tengo a rimarcare assolutamente pacifica, perché a parte quei due fumogeni che sono stati lanciati un paio, la tifoseria voleva soltanto parlare con la squadra, ovviamente con certi modi che possono essere discutibili o meno, però si voleva, come è stato fatto anche nel secondo tempo, sottolineare che c'è un mancato impegno a fronte anche di mancati risultati, che non sarebbero neanche, io penso che per questa gente non è tanto la retrocessione il problema, è la mancanza di attaccamento per certi versi alla maglia che fa scattare la rabbia, la contestazione, e penso che si possa retrocedere in diversi modi, si può retrocedere meritandolo perché non si fa, non si gioca bene, perché ci sono squadre più forti, oppure si può retrocedere per mancanza di spirito combattivo, di onore, appunto di attaccamento alla maglia. Questo penso che non vogliano i tifosi. Penso che il Teramo possa anche retrocedere, ma deve retrocedere combattendo. Se lo si fa senza combattere, da lì poi scattano ovviamente contestazioni e sottolineature varie. Ci andiamo ad ascoltare al termine della partita. Hai beccato, e per questo oggi siamo di interviste esclusive post gara, un contrito Campitelli. Esatto, il presidente del Teramo Luciano Campitelli. Era finita da 10 minuti, un quarto d'ora pochissimo, la partita, sì. Sentiamo cosa ha detto. A caldo conviene non parlare, quindi questa sera avremo una riunione tra di noi e poi capiremo da farsi. La vedo ovviamente molto arrabbiata, Presidente. No, arrabbiata no. Sicuramente volevo vincere, oggi è così, non si riesce più a vincere una partita, gli avversari hanno giustamente avuto un rigore, credo giusto, hanno fatto gol, noi qualche tiro abbiamo fatto, purtroppo è così. Questa contestazione battuta, non vedrà Juve-Inter questa sera il presidente per fare la riunione. Io so il motivo per cui loro in questo momento contestano, ma la contestazione non porta a nessuna parte, bisogna pensare che a salvarci, poi le chiacchiere ci lasciano dove ci trovano. Ma quindi per la riunione non vedrà Juve-Inter, presidente? La buttiamo sulla battuta? Non la vedrò. Grazie presidente Campitelli. Ecco, adesso, a parte la curiosità di Andrea Costantini, che oggi pomeriggio voleva sapere se il presidente Campitelli avrebbe visto o no Juve-Inter per fare questa riunione, però il pareggio di oggi è peggio di una sconfitta, non serve a nulla se non allungare l'agonia, resterà Zauli e non ci sarà nessuna riflessione da parte della società su una campagna acquisti ridicola, il Teramo siamo noi, curva est, ma ci sarà questa riunione oppure no? Ma al momento pare di no. Cioè, al momento pare che non sia in corso, almeno che... Scusami, un attimo. Bello. Questo è il messaggio del secolo. Io ringrazio chiunque sia stato, però è il messaggio del secolo. Ok, ti faccio... Tanto per la De Filippi questa settimana sarà una settimana intensa. Con Sanremo, certo. Vedi un po', neanche lo grande evento, la sola Rai. Pensa che complimenti a Maurizio Costanzo, comunque un grande comunicatore. Comunque, scusami se ti interrompo. Al momento pare che non sia in corso, a meno che determinati componenti non siano esclusi dalla riunione. Mi viene anche questo dubbio. Ed è strano che lo fossero, e quindi diciamo che in questo momento non c'è. Non credo che sia in corso. La mia sensazione è che si vada verso un allontanamento di Zauli, e che questa decisione possa essere frenata soltanto dal non sapere se c'è una valida alternativa al momento, non la valida alternativa a Zauli in quanto tale, ma un allenatore che faccia il caso del Teramo, che deve affrontare gli ultimi mesi di un campionato fino a questo momento disastroso per cercare di salvarsi. Non credo si vada per un ritorno di Nofri,
almeno a quanto filtro, diciamo che lo escludiamo, almeno a quanto filtro in questo momento non credo che sia una delle ipotesi, nonostante sia ancora un allenatore sotto contratto. Sì. E quindi per il famoso discorso del presidente Campitelli, avanti uno, poi va via uno, torna un altro, quindi va via Zauli, torna Nofri, va via Bolla, torna Lupo, esatto. Si poteva anche pensare ad una situazione del genere, però al momento sembra esclusa. Forse si andrà su un altro nome, ma a questo punto la scelta deve essere quanto mai ponderata. Però secondo te, da quello che abbiamo capito, e tu sei stata direttamente testimone oggi pomeriggio anche del post, e immagino che tu ci abbia lavorato anche in queste ore, dalla fine della partita fino alla trasmissione, secondo te quella che stiamo per andare a vedere è l'ultima conferenza stampa di Lamberto Zauli? Potrebbe, anche perché, come ti dicevo prima, è stato il bersaglio dei tifosi, insomma, che gli hanno rimproverato a più riprese di non aver vinto neanche una gara fino a questo momento da allenatore del Teramo, che purtroppo poi è un dato di fatto, non è una contestazione fuori luogo. E sono state contestate alcune scelte dell'allenatore nel corso nelle varie partite, e quindi di conseguenza, sapendo anche come è sensibile il presidente all'umore della piazza, probabilmente si va verso un allontanamento bis. E allora, aspettando che ci siano novità o quant'altro da Teramo, intanto noi ci andiamo ad ascoltare quella che forse potrebbe essere l'ultima conferenza stampa di Lamberto Zauli sulla panchina del Teramo. Ascoltiamo. Beh, sicuramente noi questa settimana dopo Modena avevamo una grande voglia di dimostrare davanti al nostro pubblico che questo gruppo, questo diciamo tra virgolette un po' nuovo gruppo, avesse le capacità per ritornare in alto. E nonostante il pareggio dico che questa squadra ha qualità per uscire a non disputare i play-out. È stata una partita difficile perché il Sant'Arcangelo fa giocare male gli avversari, ma non soltanto il Teramo, è la storia di questo campionato del Sant'Arcangelo, quindi si difende molto, molto bassa, noi non siamo stati veloci a girare la palla, quindi abbiamo trovato sempre una difesa molto ben schierata e abbiamo fatto fatica a creargli problemi. Alla prima mezza occasione loro sono passati in vantaggio, quindi l'aspetto psicologico un po' è venuto a meno, siamo un po' mancati, ma nel finale del primo tempo. Poi se penso che il secondo tempo la squadra abbia giocato con discreto coraggio, non creando tantissime occasioni, perché comunque tanto merito anche dell'avversario che difendendosi molto basso ha creato pochi varchi, siamo stati sempre poco bravi noi a muovere la difesa avversaria. E poi è arrivato il gol che secondo me è molto, molto meritato, perché insomma io penso che il Sant'Arcangelo non abbia mai veramente mai tirato in porta, quindi venire qua con mezza occasione e portarvi i tre punti sarebbe stato un po' troppo. Ho cercato di dare continuità, perché è importante dare continuità. Io adesso non penso che insomma Baccolo aveva fatto una buona partita a Modena, abbiamo cercato di dare fisicità, tecnica, perché Baccolo è anche un giocatore molto tecnico, e Di Palantonio mi ha dato il dinamismo, perché con l'ingresso di Barbuti e Sansovini le ritengo due centravanti e quindi avevo bisogno di un trequarti più dinamico, e questo era il perché delle scelte iniziali. Dopo, quando la partita si era messa male, abbiamo subito il gol, avevo bisogno della tecnica invece di Carrà, meno dinamismo ma più tecnica, ed è entrato molto bene in partita con Ale che si è messo a sinistra per cercare appunto, visto e considerato che il Sant'Arcangelo non palleggiava mai o non ci metteva in difficoltà, ho rischiato di mettere Alessandro a fare il terzino sinistro. Ma qui da sempre, da agosto, quindi non sta a me giudicare, ma io veramente, guarda, sono sereno su questo, perché quando un allenatore con i suoi difetti cerca di dare il massimo, ha oggi una buona empatia con la squadra, non arrivano i risultati, si sente a rischio. Però io sono straconvinto che con questo gruppo la salvezza sia strapossibile. Non ci stanno dicendo bene tanti episodi, perché nelle ultime quattro partite io penso che obiettivamente, se si vuole fare un'analisi, non mi piace parlare di sfortuna o sfortuna, però gli avversari fanno ben poco per portare via punti con noi rispetto alle nostre partite, e quindi io sono convinto che continuando così questa squadra abbia valori per uscirne fuori. Abbiamo tanti giocatori che abbiamo preso che nei primi 5-6 mesi hanno giocato poco, a
Amadio, imparato perché nelle loro squadre hanno giocato poco, e adesso ritrovare subito una continuità, entrare in un girone di ritorno molto difficile, è chiaro che ci vuole un po' di tempo, ma io ho piena fiducia in questi giocatori, in questo gruppo, e quindi io non ho veramente nessun dubbio che questa squadra si salverà. Oh, chiarissimo Lamberto Zauli, una parte che poi gli allenatori a volte dicono, giustamente per difendere il proprio lavoro, così come ha detto Zauli, non è che gli avversari facciano tanto per portare via punti quando vengono a Teramo, che sembrerebbe una cosa positiva, ma è anche visto dall'altra parte, nel senso, se serve niente per portare via punti in casa al Teramo, vuol dire che stiamo parlando di una squadra che ha la D praticamente già sotto braccio. Cioè, un consiglio al presidente Campitelli: dà un'ultima possibilità a Zauli, se perdiamo pure a fanno richiamano Offri, basta buttare i soldi. Il punto focale non sono gli altri, non riescono a portare via punti o quant'altro, è il Teramo che deve fare punti, non bisogna pensare, gli allenatori dicono sempre non bisogna pensare agli altri, allora pensiamo al Teramo, certo. che deve provare invece a fare punti, non pensare agli altri, punto. Chiarissimo, ha detto anche da luglio si sente a rischio, ma di fatto sì. Da quando è arrivato a Teramo. Per tutti gli allenatori penso che sia così. Io penso che, mi ricordo le parole di Vivarini che disse un paio d'anni fa, o l'anno scorso, non mi ricordo, che un allenatore ha sempre la valigia pronta. Credo che sia il concetto che accompagni ogni tecnico e che accompagni anche Zauli, non credo solo dall'esperienza di Teramo, ma anche quando l'anno scorso era Sant'Arcangelo e la situazione era molto migliore. Andrea, che giudizio mi dai di questa situazione un po'... che poi in realtà l'analisi che faceva Primania è condivisibile, nel senso che in questo momento il Teramo lo anche toglierebbe Zauli. Il problema è che forse non ha una vera alternativa, magari o dal punto di vista economico, perché dovrebbe pagare un terzo allenatore, o anche dal punto di vista delle idee, perché non è che ci siano tantissimi allenatori in giro, forse... in questo momento è in una situazione di impasse, inevitabilmente. Guarda, intanto probabilmente Zauli non è l'allenatore ideale per Zauli non era... dimenticato il microfono. Sì, è tutto un andirivieni qua. Intanto Zauli non mi sembra il profilo in questo momento ideale di allenatore per una squadra che deve tirarsi fuori d'impaccio come il Teramo in questo momento. Però io non so se la società avrà la forza di esonerarlo e di trovare un terzo allenatore, perché con Nofri non si sono lasciati bene e ora viene richiamato, è difficile. Quindi se salta Zauli non mi sembra che il Teramo sia nelle condizioni di potersi accollare un altro contratto. Allora se si andrà avanti con Zauli bisogna avere l'umiltà di capire che quest'anno bisogna lottare intanto per evitare l'ultimo posto, e per questo la gara di Fano è una gara cruciale, che se il Teramo vince mette a posto quel discorso, perché ha lo sconto diretto a favore, andrebbe a più 7 sull'ultimo posto, e quindi la situazione sarebbe chiusa, altrimenti c'è quel fronte intanto da parare, e poi mettere in conto che ti puoi salvare, ti devi salvare attraverso i play-out, perché tutti i segnali finora sono segnali negativi. Se questa squadra... Andrea, scusami, riprendo un messaggio che è arrivato poco fa, perché un po' è indice di quello che noi anche dal di fuori, perché giustamente anche noi dal di fuori cerchiamo di analizzare le cose, le parole dei protagonisti. Un telespettatore diceva poco fa, è incredibile sentire Zauli che dice mi serve tempo, cioè serve tempo, questa squadra si salverà, comunque è empatia. Insomma, c'è un po' una sensazione di straniamento rispetto a di scollamento rispetto alle dichiarazioni di un allenatore che sembra di fatto tranquillo. È una situazione drammatica di classifica. Cioè, chi ha ragione? Chi si preoccupa o chi ma per, dopo ma infatti io per questo ho detto che giornate... Zauli al momento non ha le physique du rôle dell'allenatore che ti deve portare alla salvezza, anche per questo motivo.
probabilmente ci servirebbe un allenatore un po' più pugnace, un po' meno ragionatore. Sai, Zauli anche in campo come giocatore era un fine dicitore, non era uno che randellava, e anche come allenatore probabilmente è un allenatore che non trasmette forse quella garra che una squadra che sta lì in basso, di cui una squadra che sta in basso avrebbe bisogno. Però se si va avanti con Zauli e il Teramo non ha la forza di prendere un altro allenatore, a quel punto bisogna fare dei passi, dei piccoli passi, quindi ragionare nell'ottica che devi evitare l'ultimo posto, che devi magari piazzarti all'interno della griglia play-out in una maniera tale che hai la gara di ritorno in casa, poi se ti salvi prima tanto di guadagnato, però bisogna avere molta molta umiltà e sperare che arrivi quell'episodio, quella partita che ti gira un po' la stagione. Aggiungo che sempre nella differenza che c'è tra la chiacchiera che si fa nell'analisi potenziale e quello che poi dice il campo, noi abbiamo detto in trasmissione, il sottoscritto l'ha detto, il Teramo si è rinforzato in difesa a centrocampo e ci sono problemi in attacco e in porta, e addirittura Tempesti non sembrava tutto questo grande acquisto. Avevo detto della difesa che Camilleri era un ottimo acquisto. Ecco, oggi Camilleri ha fatto un fallo che da uno come lui non è lecito attendersi, perché Cori non era in una situazione pericolosa, era anche raddoppiato, se non ho visto male, da Imparato, perché Camilleri ha strattonato così un giocatore che non gli era andato via, perché tra la porta e Cori c'era appunto Camilleri, non c'era bisogno di strattonare in quel modo il difensore. E invece è successo, calcio di rigore, quindi partita in salita. E poi chi l'ha risolta positivamente? Proprio l'ultimo arrivato, che non doveva essere il grande colpo, e il grande colpo non è stato, ma Tempesti è entrato bene e si è guadagnato il calcio di rigore. Questo poi per dire che il campo può sempre raccontare un'altra realtà. Però oggi il Teramo era partito discretamente, poi fai quel fallo da rigore che non ha una logica e la partita cambia. Cambia perché la squadra è fragile e quindi un episodio del genere ti atterra. Assolutamente. A proposito di mercato, poi tra un po' chiudiamo anche la parentesi Teramo, perché avremo l'opportunità di parlarne quando magari le cose saranno anche più chiare martedì sera alle 21 con Pro Teramo. Un saluto al Costa. Ricambio. Salutiamo anche prima. Ah sì, US che c'è. Esatto. Tutti è andata bene, ad Andrea lo salutano, a te ti dicono la De Fili- a te dico sì, la De Filippi, a me Maurizio Costato. Vabbè. Ce l'hai il collo? Il collo ce l'hai? Beh, penso di sì. Anche la camicia, insomma, non è di una nota marca, però. Domanda. Se questa squadra, come giustamente dice Andrea, la salva di fatto un giocatore che nelle intenzioni non doveva arrivare e che, parliamoci chiaro, non fa la differenza come Tempesti, vuol dire che questa squadra sta... i nuovi acquisti, quantomeno dal punto di vista tra infortuni e cavoli vari, l'ha sbagliata completamente. Il mercato invernale, disastro. Beh, diciamo che non sono... No, lo dico io. Vabbè, lo sto dicendo anche io, se mi fai parlare un attimo. Non sono arrivati grandi fenomeni, questo mi pare abbastanza... era abbastanza noto anche a guardare il curriculum. Imparato, l'ho visto oggi dal vivo per la prima volta e mi sembra abbastanza pronto dal punto di vista difensivo, ma quando si affaccia in avanti i cross almeno oggi sono stati rivedibili. Baccolo, a differenza di Modena, non è stato poi così male. Per quanto riguarda Barbuti, secondo me, come ho detto nel servizio, è stato servito poco e male, perché se Barbuti deve prendere palla in profondità e scattare, non oggi credo che sia germinale, non credo scherziamo. Che sia il compito proprio di Barbuti. Sì, sono d'accordo, il problema è che non c'è un impianto di gioco. Non mi sembra che ci neanche i giocatori, probabilmente. Neanche i giocatori, probabilmente, anche se singolarmente non sono poi così male questi giocatori. Non c'è un impianto di gioco che valorizzi anche dei giocatori che non siano, che non abbiano un curriculum eccezionale. Però spesso l'impianto di gioco fa la differenza, cosa che il Teramo non ha, e cosa che oggi
mi pare che sia l'argomento principale della contestazione. Cioè il Teramo, dopo aver preso gol, non è riuscito praticamente a fare nulla nel primo tempo per cercare di ribaltare la partita. Qualcosa è accaduto un po' di più nella ripresa, ma se non fosse stato per quel calcio di rigore probabilmente sarebbe finita con una sconfitta. Quindi di conseguenza sì, mercato ok, l'attaccante tanto voluto anche dal presidente in prima persona non è arrivato, o almeno sono arrivati altri, però non quelli delle intenzioni del massimo dirigente, da come ha lasciato intendere. Il problema è che comunque, tra tanti moduli che sono stati sperimentati in questa stagione, tra due allenatori, varie modifiche dentro e fuori dal campo, non siamo ancora riusciti a venire a capo del bandolo della matassa. Lunedì prossimo a Fano, dunque. Dove vuoi arrivare, che hai questa faccia dubbiosa? Okay. No, da nessuna parte, peraltro. Beh, mi scrivevano che non mi manca la camicia, mi mancano i baffi, ma potrei anche pensarci. È anche coerente con questo fatto, cioè il Teramo nel giornata data ha cambiato tantissimi moduli, nelle poche partite di Zauli e anche nelle tante partite di Nofri, che a un certo punto sembrava avesse scelto una via, ma poi è ricaduto in una sorta di confusione anche lui. Poi è ritornato Zauli, il modulo ok, 4-3-1-2, però poi, col mercato di gennaio, all'interno di questo sistema, ma comunque da rodare ulteriormente, sono arrivati nuovi innesti. Allora oggi ha giocato un nuovo centrale, ha giocato da Modena, hanno giocato due nuovi centrocampisti e un nuovo terzino destro, il portiere l'altra volta Branduani, oggi Narciso in attacco, oggi debutto per Barbuti e poi è subentrato Tempesti. Quindi voglio dire, è una squadra che anche nella stabilità del ruolo dell'ultima gestione Zauli ora ha inserito nuovi giocatori. Quindi come fa a essere questa una squadra che ha un'identità di un certo tipo? Ecco perché ora bisogna avere l'umiltà di pensare, di pensare a piccoli passi. Quindi ora tu vai a Fano e non bisogna sbagliare quella partita, non bisogna perdere. Se sei il Teramo non devi perdere quella partita. Se poi vinci metti a posto addirittura quel discorso, sì. Ma non devi perdere. E poi pian piano non devi avere l'assillo di superare la zona play-out, di rimontare la zona play-out. No, devi avere la consapevolezza di evitare l'ultimo posto e di avere una buona griglia play-out. Poi se le cose si assestano ci si penserà dopo. Allora, siccome ce lo chiedono, giustamente un nostro telespettatore simpaticamente ci dice, ci chiede intanto se c'erano i rigori, e adesso li andiamo a vedere, anzi tre sono gli episodi, perché il terzo è il rigore reclamato dal Teramo ma non dato, e poi dice, vorrei andare a vedere la partita di Coppa Italia con l'Ancona, devo andare o fanno passare direttamente l'Ancona? Beh, adesso il Teramo è andato molto bene in Coppa Italia, quindi direi su Van Basten, su olandese, su Van Basten aspettiamo, settimana prossima ci dovrebbero essere novità. Invece Spighi, lo ha detto Zauli in conferenza stampa pre Sant'Arcangelo, che ci vorranno 20-25 giorni per rivederlo in campo, immagino da quando è arrivato a Teramo, quindi più o meno settimana prossima, tra due prossima settimane. La settimana dopo Fano dovrebbe tornare in campo. Ci dovremmo essere. Ok, vediamo gli episodi da Moviola rapidissimamente, Maurizio, perché poi dobbiamo andare in pubblicità e ad analizzare la giornata di Serie D. Chiediamo scusa ovviamente a tutti i tifosi di Serie D, ma quest'oggi erano veramente tantissimi gli argomenti. Questo è il calcio di rigore dato in apertura per fallo di Camilleri su Sasha Cori. Lo rivediamo, c'è lo stop di petto di Cori, la maglia si allunga, certo Cori un po' viene travolto da un'insana voglia di tastare il manto sintetico del Bonolis, però diciamo che probabilmente l'arbitro vede la maglia che si allunga e forse rigore. Forse non doveva dare modo all'arbitro di fischiare. Rigore ci sta. Forse ingenuo, sì. È ingenuo Camilleri. Sono contatti che ci stanno in area di rigore, però se la tiri così tanto la maglia è normale. Poi c'è anche un altro giocatore che gli faranno addosso, il che non fa altro che aggravare la aumentare situazione. La sensazione, la percezione dell'arbitro che quello fosse veramente un calcio di rigore. Il calcio di rigore è dato al Teramo. Fallo su Tempesti, credo che non ci siano dubbi, almeno ad una prima occhiata. Io le sto vedendo adesso le immagini, il tocco di Ilari, la palla passa, bravo probabilmente Tempesti mette la gamba davanti e quindi poi il contatto c'è, il calcio, contatto di, rigore, c'è, calcio di rigore sacrosanto sia solare. Nel primo tempo il Teramo, Barbuti aveva protestato per un rigore che non è stato accordato al Teramo, lo vediamo, ma posso, questo l'ho visto, non c'è niente.
Ma era sembrato così anche in tribuna, le proteste sono state tante, però è sembrato insomma, ma niente, non credo che ci siano gli estremi, ecco, no, insomma. Veramente. Però guardate, c'è il piede destro, non so se c'è il piede destro di Barbuti che va sulla gamba, sul polpaccio sinistro del giocatore del Sant'Arcangelo, forse è per quello che si lamenta. È vero che col corpo si butta un po' addosso, tende ad andare un po' avanti, però probabilmente lui... Sì, ma Andrea, guarda la postura del difensore del Sant'Arcangelo, non fa nulla. Non spinge. Sì, no, assolutamente. Non spinge, non allunga la gamba. No, no, lui non fa niente, però magari Barbuti si è sentito toccato nel piede, o forse è stato lui a toccare, sentendo l'incrocio comunque di gambe, è andato a terra e ha pensato che quel rigore fosse solare. Perfetto, chiudiamo anche la parentesi Teramo, grazie Ania, grazie per la nostra compagnia. Ormai la Lega Pro è seconda serie B, tuttavia il Teramo continua a perdere partite, a parte qualche eccezione per 1-0. Che peccato, quando rivedremo quella squadra di qualche anno fa, il potenziale c'è, solo che bisogna crederci. Immaginiamo. Grazie Ania, andiamo grazie in pubblicità. Ci vogliono 11 Sansovini. Stranissimo, qualcuno dice Sansovini è il problema. Qualcuno non sarebbe d'accordo. Ok, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale e poi torniamo con la Serie D, a tra poco. Eccoci rientrati, terza ed ultima parte dell'Abruzzo del Pallone, parliamo di Serie D, do la bentornata a Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Buonasera a tutti. Buonasera. Per parlare del, soprattutto con te, dello 0-0 del Pineto, però io ti anticipo prima, perché ne parleremo tra un po'. Prima ci vediamo, la sconfitta della Vastese a Recanati per 2-0, vediamo. E sin dalle prime battute si intuisce quale sarà il canovaccio della contesa. Ospiti a macinare gioco, Recanatese Guardinga è pronta a ripartire. Al nono c'è un lancio millimetrico di Fiore che innesca Prisco sul filo del fuorigioco. Sul bomber bianco-rosso chiude la perfezione Falco in calcio d'angolo. La Vastese colleziona corner a ripetizione, tuttavia un predominio territoriale sterile. Ci pensa bene Patrizia a regalare un brivido, sbagliando un disimpegno. Ma su Felici si avventa ancora Falco a spazzare in fallo laterale. Così l'unica vera occasione della prima frazione per i locali. Tutto nasce al 42esimo da un colpo di testa ciccato da un difensore ospite. Gabrielli rimette per Sartori, che non se la sente di tentare la conclusione e viene murato a due passi dalla porta dal neoentrato Manisi. Ripresa, stesso copione ma minore intensità ospite, e da allora la Recanatese punisce in ripartenza. Quarto d'ora, perfetto lancio col contagiri di Loiodice che smarca Villanova, il quale è bravo a non avere fretta, attendere Sartori che da due passi batte imparabilmente il portiere russo. Al 23esimo ancora Villanova guadagna una punizione, Degano mira il palo lontano ma il portiere compie un'autentica prodezza deviando in calcio d'angolo. Batte lo stesso Degano e Falco viene trattenuto a mezzo metro dalla porta da Allocca. Il rigore non è solare ma c'è tutto e l'arbitro De Tommaso di Rieti lo fischia. Lo stesso Degano dagli 11 metri non ha pietà e raddoppia. A questo punto capitava spesso di vedere un collettivo in preda alla paura di vincere, invece la gestione degli ultimi 25 minuti è stata da parte della Recanatese magistrale. Pressing costante sul portatore di palla, retroguardia incisiva negli anticipi e nonostante la buona volontà soprattutto di Fiore e Felici, gli ultimi ad arrendersi, la Vastese combina ben poco se non un'inzuccata di Prisco fuori di un niente. Se nel calcio il valore primario è la concretezza, la vittoria è strameritata, ma più di tutti è piaciuto l'atteggiamento aggressivo, grintoso ma anche razionale di chi vuole tirarsi fuori il più presto possibile dai guai. La Recanatese ha i mezzi per farlo. Rientriamo, queste erano le immagini, il servizio di Recanatese Vastese. Saluto in collegamento telefonico il presidente della Vastese, Franco Bolami. Buonasera presidente. Buonasera a tutti, buonasera a voi. Allora, questa squadra è un po' in leggera flessione, possiamo dire così, qualcuno a Vasto comincia a non essere più così esaltato come qualche settimana fa, ma secondo lei, presidente, è una flessione naturale che ci sta oppure no? Guarda, sicuramente i tifosi all'inizio si erano un po' illusi, però non è il fatto di illusione, il discorso che noi sono partiti fra un campionato e ci stiamo riuscendo, però in queste ultime giornate vedo una squadra un po' ferma, bloccata mentalmente.
devo capire il perché, perché la squadra che proprio non crea azioni e non siamo molto pericolosi dalle immagini che avrei visto sia oggi come le altre partite. Sicuramente c'è qualcosa che non va e dobbiamo vedere, ma stiamo valutando il da fare, perché è una situazione che non può andare avanti. Presidente, ci stanno scrivendo da Vasto in questo momento, e le riporto l'ultimo messaggio. Domenica a Vasto non ci sarà più bisogno di andare a tifare la Vastese perché è finita la stagione. Ma c'è anche, diciamo, forse un po' troppo scoramento rispetto a quello che questa squadra, che lo ricordiamo comunque non è promossa fino a questo momento, è riuscita a fare 32 punti in classifica. Ma sicuramente sì, i tifosi li capisco, è normale che non vogliono mai perdere, però io ricordo sempre dove siamo partiti e dove stiamo, veramente c'è tanta roba, però hanno anche ragione loro, perché allo stadio bisogna andare per divertirci e vedere almeno qualcosina. In questo periodo non sta girando nel verso giusto e dobbiamo vedere il da fare per questo possibile, che ripeto, abbiamo ogni domenica in Italia, domenica in Materica. La prossima andiamo a Campobasso, dopo in casa, con la Pesco, il peso, cioè sono tutte due domeniche difficili da affrontarle. Presidente, in molti si stanno, in queste settimane hanno preso come bersaglio Gianluca Colavitto. Lei con l'allenatore ha parlato anche oggi dopo la partita, insomma com'è la situazione legata al tecnico? Guarda, dopo la partita non parlo, probabilmente me ne vado a casa. Col mister c'ho buoni rapporti, sia come allenatore che come umano, lo stimo, lui lo sa, però ci devo parlare domani, perché devo capire se c'è qualche problema tra lui e la squadra. Anche noi domani dirigenti, io li ho chiamati, ci riuniamo per vedere che problema c'è, perché è possibile che una squadra che se prima andava bene, adesso non erano né i fenomeni prima, non sono né le limoni adesso. Io questo volevo sol capire, se domani ci vediamo, ci confrontiamo e tiriamo la riga per la Vastese e per la città di Vasto. Presidente, dunque domani incontro, ma la posizione del tecnico è a rischio? No. Ma io devo capire soltanto se l'allenatore e i giocatori mi faccio una chiacchierata con tutti e due e vediamo cosa succede, perché andando avanti così vedo qualche problema di fondo. Ci voglio capire e domani vediamo e chiamo le somme. Sicuramente devo fare per il bene della Vastese, perché se stiamo ancora là ci vediamo, almeno non per fare le playoff per il campionato. Dobbiamo giocare la partita e avere fino alla fine, e dopo siamo le somme per il campionato, anche se il nostro obiettivo era la salvezza. Però continuando così non so se è ancora fattibile andare avanti o no. Presidente, io la ringrazio per questo intervento, ci ha chiarito anche alcune cose. Ovviamente noi l'aspettiamo in studio quanto prima. Sì, scusami per oggi, purtroppo ci sono lo chiariamo. Il presidente Franco Bolami ha avuto un piccolo contrattempo, doveva essere nostro ospite, ma lo ringraziamo comunque per questo intervento telefonico. Lo aspettiamo quanto prima nei nostri studi. Va, domenica penso che ci sarò, dai. Domenica, dunque, promessa. Dopo Vastese Materica, magari con una vittoria come quella dell'andata. Ah, sì, con una bella vittoria, soprattutto con una bella vittoria, dai. Almeno mi prendiamo a sorridere. Perfetto. Il pallone è un divertimento, il pallone deve essere un grosso divertimento per tutti. Assolutamente. Grazie al presidente Franco Bolami. Grazie a voi, buona serata. In bocca al lupo per il prosieguo del campionato della Vastese, che adesso non sta andando benissimo, ma che se dovesse domenica prossima fare un ottimo risultato, come fece all'andata a Materica, contro il Materica, rilancerebbe ancora una volta le quotazioni play-off. Accontentatevi, è Vasto una neopromossa che si sta salvando tranquillamente. Che volevate, veramente vincere il campionato? Ma dai, ci scrivono da casa. Beh, forse un po', insomma, forse qualche critica, forse un pochettino esagerata nei confronti. È vero che c'è stata una flessione nelle ultime partite, però ecco, forse i tifosi un pochettino ci sono andati un pochettino giù pesante con alcune dichiarazioni. Poi
ovviamente si capisce anche la delusione del momento, forse anche magari, ecco, se poi giustamente il presidente ha detto che farà questa riunione, ha chiarito anche alcune situazioni, può anche essere che non hanno visto i giocatori sudarsi effettivamente la maglia. Se non ho capito male, il presidente Bolami ha detto: voglio confrontarmi con giocatori e tecnico per vedere, probabilmente, provo a interpretare, se c'è alchimia tra le due componenti, che poi sono due componenti che devono andare di fatto a braccetto per forza di cose, per far andare le cose bene. Esatto, e questo è, penso sia il pensiero che ha espresso. Senti, alchimia tra Mauro e il Pineto c'è? C'è. 2017... per il momento consegno più assolutamente sì rispetto a come era partita, insomma, la situazione. Sicuramente dal 2000, dall'inizio dell'anno nuovo, c'è stato questo un cambiamento di rotta effettivo, poi, perché insomma inizialmente il lavoro non si era visto fin da subito come giusto, come era normale che fosse, ecco. Invece dall'inizio della stagione, anche con dando comunque anche ai nuovi, perché il Pineto ha cambiato tanto, il tempo di inserirsi un pochettino, si è cominciato effettivamente a vedere un po' il lavoro di Amaulo. Lo andiamo a vedere il lavoro di Amaulo. Pineto Jesina 0-0, Roberta Di Sante, vediamo. Non va oltre il pari il Pineto contro una quadrata jesina ben messa in campo da mister Bugari, uno 0-0 che non rende omaggio alle occasioni avute da entrambe le squadre, ma un pareggio che tutto sommato ci può stare per quanto visto nell'arco dei 90 minuti. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi il 4-4-2. L'ex Amaulo deve rinunciare a Di Rosa, che ha riportato domenica scorsa, dopo uno scontro di gioco, la frattura del setto nasale. Al suo posto sulla sinistra gioca Assogna, mentre a destra fa il suo esordio in biancazzurro l'ex Nocerina Fiumara. Bugari invece deve rinunciare allo squalificato Compagnucci, al suo posto sulla destra spazio a Calcina. Il primo acuto del match al nono è per gli ospiti. Trudo sulla sinistra scarica all'indietro per Cardinali, che fa partire la gran botta dal limite chiamando all'intervento Mazzocchetti, bravo ad alzare oltre la traversa. Il Pineto risponde al dodicesimo, azione insistita della squadra di Amaulo, la sfera arriva ad Emili, la girata e la parata di Bolletta. Occasionissima per i biancazzurri subito dopo la mezz'ora, quando Esposito all'altezza del secondo palo raccoglie un cross dalla sinistra ma spara addosso a Calcina, provvidenziale nel chiudergli lo specchio. Nel finale di primo tempo la jesina torna a farsi vedere in avanti con questo tiro cross di Cameruccio, che centra la parte superiore della traversa per poi spegnersi sul fondo. In avvio di ripresa al decimo gli ospiti vanno in gol con un colpo di testa di Calcina, ma il direttore di gara Giorgio Vergaro di Bari aveva già fermato il gioco. Al tredicesimo altra occasione d'oro per i padroni di casa con Logoluso, che all'altezza del primo palo raccoglie un cross alla destra ma schiaccia sull'esterno della rete. La partita giocata sul filo dell'equilibrio non accenna a sbloccarsi, così Amaulo prova a cambiare qualcosa richiamando a sé Cacciatore e Palumbo e inserendo Proietti e Ganci. E proprio dai piedi di Proietti al 27esimo parte la punizione che porta Mariani a calciare un insidioso rasoterra che costringe Bolletta al grande intervento coi piedi. Anche oggi i due portieri risulteranno essere tra i migliori in campo. Nel finale torna a farsi sotto la squadra di Bugari, al 40esimo Cameruccio costringe Mazzocchetti alla respinta coi pugni, anche se si era alzata la bandierina del secondo assistente scoppio. L'ultima occasione del match è per Sassaroli, che riceve palla a centro area ma ciabatta spedendo fuori. Il Pineto colleziona così il quarto 0-0 in 6 partite, che però equivale anche al sesto risultato utile consecutivo per la formazione di Amaulo, ottenuto contro una buona jesina, e sono 6 anche le gare consecutive nel corso delle quali i biancazzurri non prendono gol e salgono a 557 i minuti di imbattibilità del giovane Mazzocchetti. Ma Amaulo predica concentrazione, perché mercoledì si torna già in campo ad Agnone. Ma io non direi un passo indietro, dipende anche un po' anche dall'avversario che hai di fronte e dal risultato che scaturisce alla fine, perché poi magari una vittoria venuta sia a campo passo che a Romagna Centro non è detto che sia venuta fuori da un'ottima prestazione. Secondo me oggi abbiamo di fronte un'ottima squadra, abbiamo giocato la partita alla pari. Secondo me lo 0-0 non rispecchia quello che si è visto in campo. I portieri hanno fatto 3-4 interventi a testa importantissimi, poteva vincere entrambe le squadre, però per quello che si è visto negli altri 90 minuti il pareggio giusto, quindi entrambe le squadre hanno creato delle opportunità importanti e per fare ciò hanno, secondo me, fatto una buona partita. Sicuramente sono soddisfatto, perché comunque un punto fuori casa fa sicuramente morale, classifica,
dà continuità al buon risultato fatto domenica scorsa in casa. E poi comunque abbiamo affrontato una signora squadra, che questo qui è il sesto risultato, che la sesta partita che non prende gol, quindi una squadra equilibrata, in salute, veniva da due vittorie, quindi sono soddisfatto. La partita abbiamo visto sia il nostro portiere che il loro portiere sono stati tra i migliori in campo, hanno salvato i risultati. E quindi ecco, un pareggio tutto sommato giusto. La partita, diciamo che chi faceva forse il primo gol portava a casa il risultato. Abbiamo visto dunque il servizio, l'intervista di Pineto e Jesina. Facciamo i complimenti davvero, perché lo hai ricordato nel servizio. Facciamo i complimenti a Mazzocchetti, l'estremo difensore giovanissimo, classe 98 del anni. Pineto, 557 minuti di imbattibilità. Beh, manca ancora un po' per arrivare al record di Buffon, però non tantissimo, insomma, per un classe 98, considerando che Buffon ha probabilmente due o tre volte la sua età, no, al di là di tutte le battute, veramente merita, il mister giustamente predica, dice non diamo troppo, cerchiamo di farli rimanere con i piedi per terra, però effettivamente se le merita i complimenti, perché stava giocando molto bene, si sta allenando in maniera seria, continua, le ultime prestazioni sono state molto positive, interventi importanti, anche oggi, domenica scorsa ha parato un calcio di rigore decisivo che poteva riaprire la partita, quindi insomma quando poi va dato atto. Assolutamente, tristi impegni di fatto per il Pineto, perché oggi la Jesina, mercoledì ad Agnone, domenica San Mauro Pascoli contro la San Maurese. È una settimana intensa quella che si è appena aperta. La partita di oggi non era assolutamente una partita semplice da sottovalutare, perché la Jesina, ricordiamolo, aveva battuto la Vispesaro settimana scorsa, quindi è una squadra molto quadrata, ben messa in campo da mister Bugari. Effettivamente non è stato semplice, anche perché loro poi giocavano anche con un centrocampista che si staccava, quindi comunque spesso e volentieri c'era anche la superiorità numerica a centrocampo, quindi non era facile, tanto che ad un certo punto Amaulo ha abbassato Cacciatore e poi ha inserito Proietti proprio per cercare di far respirare un pochettino di più anche il centrocampo, perché non era insomma una partita, non è stata sicuramente una partita semplice. Invece ecco, poi ci sarà la trasferta di Agnone, che oggi ha pareggiato 0-0 proprio contro la San Maurese, un'altra squadra rognosa da andare ad affrontare. All'andata si giocò sotto una neve grandine, tempesta. Ricordo, anche la sospensione, poi peraltro il Pineto dopo quella sconfitta che arrivò dopo la ripresa del gioco inanellò quasi come se si fosse rotto qualcosa, una serie di risultati poi negativi, anche l'esonero di Ammazza Orso, l'arrivo di Daniele dopo il 4-2 contro la San Maurese, che sarà la squadra con cui bisognerà poi giocare domenica a San Mauro Pascoli, altra squadra che sta attraversando un buon momento di forma. Assolutamente. Abbiamo iniziato alle 19:30 con notizie che riguardavano le squadre abruzzesi, una peggio dell'altra. Disastrosa. Adesso diciamo siamo tendente al variabile con lo 0-0 di Pineto Jesina. Ci andiamo a vedere l'unica vittoria della giornata. Ma io direi di sì, dai. Pura Vezzano 1-2, vediamo. L'Avezzano restituisce al Muravera lo sgarbo dell'andata e passa al comunale per 2-1 grazie alle reti di Padovani e Tariuk, cogliendo un successo che permette di avvicinare le zone alte della classifica. Un successo tutto sommato meritato, quello dei marsicani cinici nello sfruttare le indecisioni dei sarrabesi guidati in panchina dal duo Concas-Franco dopo le dimissioni di mister Marco Piras. Dopo 20 minuti di sostanziale equilibrio, i padroni di casa passano in vantaggio, l'azione si sviluppa sulla destra, ma se si crossa, Sogus riesce a deviare in qualche modo e Legname, con una stranissima palombella, scavalca Lewandowski per l'1-0. Al 35esimo si accende una mischia, dopo un fallo da Tergo, Serrago calcia il pallone addosso a Nurchi che reagisce platealmente rimediando un'ammonizione da parte del signor Lombardelli di Torino.
Sulla punizione seguente, calciata da De Sena, l'estremo difensore ospite esce a vuoto, ma Pina non riesce ad approfittarne e spedisce a lato. Proprio allo scadere della prima frazione, l'Avezzano pareggia. Il Muravera perde ingenuamente palla in fase di costruzione della manovra. La palla arriva sui piedi di Padovani, che calcia di controbalzo. Arrus, colpevolmente sorpreso nella circostanza, deve capitolare. Per il bomber dell'Avezzano si tratta della terza marcatura consecutiva. Al rientro in campo, il Muravera prova subito a reagire. Al nono, Satta fa tutto bene sulla sinistra e mette al centro per Legname, che però calcia troppo debolmente, facendosi respingere la conclusione da Lewandowski. Ancora giallo blu in avanti poco più tardi. Sogus va in percussione per vie centrali. Nurki raccoglie al limite dell'area, ma calcia troppo centralmente. Lewandowski para. Qualche minuto dopo, l'Avezzano ha la palla giusta per il vantaggio. Padovani fugge velocissimo sulla corsia di sinistra e serve Serrago, che però si divora il gol a tu per tu con Arrus spedendo alto. Al 24esimo, buona occasione in contropiede per il Muravera. Nurki allarga bene per la corrente del Sena, che però non si fa trovare pronto all'appuntamento col gol. Con orgoglio i sarrabesi ci provano in altre due occasioni, sempre con Nurki, ma in entrambi i casi le iniziative del numero 9 gialloblu non trovano una felice conclusione. A tre minuti dal termine l'Avezzano sigla il gol da tre punti. Fallo ingenuo di Madeddu, Marolda calcia bene verso il centro dell'area e il giovanissimo Tariuk è il più lesto di tutti davanti. Prima della fine c'è tempo per un'altra occasione del Muravera, ma Lewandowski ancora una volta fa buona guardia. Al triplice fischio esulta l'Avezzano, che guarda con rinnovate ambizioni verso la zona playoff. Eh sì, bella vittoria dell'Avezzano in trasferta. Peraltro in Sardegna le cose per i biancoverdi erano andate sempre male, invece Andrea, con il recupero vinto con il Vivi Altotevere Sansepolcro mercoledì e con la vittoria di oggi contro il Muravera, chiedo l'ausilio ad Andrea Costantini, si avvicina Andrea a quella quota 35 punti che il presidente Paris aveva detto qualche settimana fa di voler fare nel girone di ritorno. Insomma, questi sei punti sono comunque un rilancio molto forte per le ambizioni della squadra marsicana, che dunque può cominciare ad intravedere una zona diversa rispetto a solo quella della salvezza, o no? Beh, sì, però diciamo che il discorso salvezza più o meno è stato messo da parte, lo ha detto anche lo stesso Tortora nella partita vinta in settimana. Ora si può guardare tranquillamente in alto. Certo, oggi c'è stato il successo dell'Alba Longa, che ha fatto sì che la distanza tra le due squadre fosse ancora ed è ancora di 5 punti. È chiaro che però se l'Avezzano vuole fare i playoff deve avere una continuità di molto superiore rispetto al girone d'andata. Ecco perché il presidente Paris aveva parlato di 35 punti, perché serve un ritmo molto più sostenuto. È stato importante, dopo la sconfitta con l'Alba Longa, reagire così. Dunque, due gare ravvicinate sono state vinte entrambe. Oggi era difficile su un campo angusto, una squadra che deve salvarsi, che all'andata aveva espugnato il De Marsi. Oggi l'Avezzano ha vinto, peraltro con l'assenza di Tabacco, e chi ha giocato al suo posto ha fatto il gol partita, cioè Tariuk. E dobbiamo anche dire che dal mazzo Tortora ha trovato fuori, ha pescato il Jolly, perché Padovani, tutti aspettavano Serrago, il neoacquisto Marold, eccetera, eccetera, sì, di Genoa, eccetera. E invece chi sta facendo la differenza ora è Ettore Padovani, e quindi l'Avezzano può giovarsi delle prestazioni di questo ragazzo, che ormai comincia non più a essere tanto ragazzo, ma un giocatore affidabile che sta facendo la differenza. Assolutamente. Roberta, ti chiedo, dove gioca Antenucci? Dove gioca Antenucci? Antenucci è andato, è sempre Serie D, dovrebbe essere Serie D padovana, quindi veneta. Si chiama, la squadra si chiama Vigontina San Paolo. Vigontina San Paolo. Ok, per chi ci ha scritto, che ha appena acceso. Ovviamente in bocca al lupo ad Andrea. Come? In bocca al lupo ad Andrea. Certo. Per chi ci ha scritto, ho appena acceso, lo hanno cacciato Zauli. No. No, per il momento siamo in attesa, ma siamo quasi alla fine. Giusto il tempo di vederci l'ultimo servizio della serata, che poi è quello del big match. L'Aquila Arzachena, finito 1-1. Vediamo.
Uno sfortunato pareggio per l'Aquila Calcio contro l'Arzachena, il Gran Sasso Italo Concia. I rossoblù di casa dominano, ma è la squadra ospite a passare in vantaggio e a costringere la vista e soci alla rincorsa. L'Aquila ha giocato bene, nonostante stesse disputando la terza partita in 7 giorni. Il risultato va davvero stretto ai padroni di casa. La gara, già prima del fischio d'inizio, era iniziata male per Morgia. Mallus non ce la fa, presente nella formazione di partenza per un problema nel riscaldamento, è costretto alla panchina e lascia spazio a Sembroni. L'Aquila parte di gran carriera alla ricerca dei 3 punti. Al 7° un tiro di Minincleri viene deviato in angolo da Brock. Al 14° Russo segna, ma viene annullato per un millimetrico fuorigioco. Partita che non si spegne neanche per un istante, ma le vere occasioni arrivano intorno alla mezz'ora. Al 27° Branichi crossa al centro per Verachi, che spinge verso la porta, ma Salvetti devia in angolo. 4 minuti dopo, sul versante opposto, angolo battuto da Minincleri, riceve di testa Sembroni, che però manda fuori di un soffio. La svolta positiva per l'Arzachena arriva al 33°. Salvetti afferra una palla docile, ma clamorosamente gli sfugge dalle mani e scivola in angolo. È proprio sugli sviluppi che Branichi colpisce di testa, mandando direttamente in rete, spiazzando l'intera retroguardia aquilana. Con i galluresi in vantaggio, la partita si mette davvero in salita per l'Aquila, che costruisce tanto ma non raccoglie nulla. La ripresa si apre al 3° minuto con Minincleri che calcia dalla distanza e cerca la porta, ma il tiro è centrale e viene bloccato da Ruzzittu. 3 minuti più tardi però è ancora l'Arzachena a creare un pericolo. Ania per Andrea Sanna, che però non riesce a mettere la firma. Palla sul fondo. Versante opposto, appena 1 minuto dopo, con una bordata di Russo che cerca l'angolino basso alla destra del portiere, ma la sfera viene deviata in angolo. L'occasione più ghiotta per l'Aquila arriva al 14°. Palla di Russo che arriva sui piedi di Noman, che con il portiere fuori causa cerca di coordinarsi per un'acrobazia che termina direttamente in curva. Il pubblico inizia a rumoreggiare, ma il numero 9 si fa perdonare al 19°. Mischia davanti alla porta di Ruzzittu, cross da sinistro di Russo, deviazione del portiere e contro cross di Arboleda, alla Noman, stop di sinistro e battuta di destro ancora in acrobazia. È la volta dell'1-1. Anche Salvetti al 27° si fa perdonare, grande parata su un tiro a botta sicura di Verachi. Al 29° l'Aquila reclama il rigore. Mitra cade a terra e Russo cade su di lui, presunto contatto che l'arbitro avrebbe potuto punire severamente. L'Aquila ha il dominio completo sul campo, ma il punteggio resta inchiodato sull'1-1. Un pari che sta stretto ai rossoblù, ma che è oro per l'Arzachena, che si conferma assoluta protagonista del campionato. Non siamo stati aiutati dalla buona sorte, ma nemmeno da certe decisioni arbitrali, che io non ne parlo mai, però insomma sarebbe ora di finirla, perché su 3 rigori almeno uno daccelo, e anche qualche fuorigioco molto ma molto discutibile. Noi abbiamo sperato di portare a casa la vittoria, però onestamente il pari è giusto. Peccato per qualche ripartenza non finalizzata a dovere. Abbiamo avuto un'ottima occasione, 2 ottime occasioni nel secondo tempo per cercare di chiudere la partita, però tutto sommato è giusto perché l'Aquila è un'ottima squadra. Oh, dunque 1-1 nel big match tra l'Aquila e Arzachena. Avete sentito anche le parole di Morgia, che si lamenta della direzione arbitrale, probabilmente su un episodio. Sì, adesso diamo il tempo alla regia di fermarsi sul punto proprio del calcio di rigore. Vediamo un po', andiamo avanti. Eccolo, dovrebbe... No, ecco, adesso è questo, dovrebbe essere questo, perché il giocatore scivola e il giocatore dell'Aquila gli cade addosso praticamente. Andrea, come... Rigore. È rigore, eh? Eh sì, perché sì. Sembra il difensore dell'Arzachena, sembra in vantaggio, però poi quando vede... Liscia la palla e poi alza le gambe. Goffo, sì, ma... vedete, a quel punto il giocatore dell'Aquila potrebbe andare via, guardate qui, beh, insomma, eh sì. Sembra un rigore clamorosamente non dato. È una sorta di fallo di ostruzione a terra praticamente. Sì, perché poi, ripeto, come ha giustamente evidenziato Andrea, non tocca il pallone,
Si rende conto del pericolo che il giocatore dell'Aquila praticamente gli ha rubato palla, alza le gambe, a quel punto il giocatore rossoblu va a terra e quindi è assolutamente calcio di rigore. Ha fatto bene Morgia a segnalarlo e noi l'abbiamo rivisto, effettivamente calcio di rigore che ci sta e come. Vediamo il prossimo turno di serie di gironi F e G, ricordandovi che mercoledì ci sono i recuperi del Pineto con l'Agnonese e del San Nicola con il Matelica. Alfonsine Campobasso, Castelfidardo Vispesaro, Civitanovese Monticelli, Esina Romagna Centro, San Nicola Recanatesi, San Morese Pineto, San Marino Fermana, Vastese Matelica. Questo per il girone F. Gironi G: Albalonga Foligno, Arzachena Monterosi, altra grande partita, questa volta non riguarderanno le squadre di casa nostra. L'Avezzano in casa con l'Anurese, Città di Castello Latte Dolce Sassari, Frabigna Muravera, L'Aquila in trasferta a Lanusei, Ostia Mare Rieti, Torres Trestina, Vivi Alto Tevere, San Sepolcro e San Teodoro. Grazie a Roberta Di Sante, grazie per essere stata in nostra compagnia. Grazie a te, buonasera a tutti. Arzachena vincerà il campionato senza problemi, forza Avezzano. Ci scrivono grazie ad Andrea Costantini, grazie Andrea. Grazie a voi, buonasera a tutti. Ritroviamo un po' del derby? Non ho capito. Ho detto ritroviamo un po' del derby. Sì, è finito il primo tempo con la Juventus in vantaggio 1-0. Gol di Cuadrado in chiusura di tempo, gran gol, grande staffilata di destro sul primo palo. Però, oltre a ringraziare voi, ovviamente tutti gli ospiti si sono alternati questa sera, oltre a ringraziare come sempre la squadra fantastica di TV6, a partire dalla regia Maurizio Daqui, anche tutti i tecnici, Claudio Di Giacomo, tutti quelli che si sono, Gaetano Terio, che si sono alternati sui vari campi. Fatemi ringraziare voi, perché? Perché da questo pomeriggio sono stati oltre 400 gli sms con cui ci avete di fatto inondato, mettendo anche a rischio la sicurezza delle macchine della regia. Però veramente grazie, perché evidentemente questo è un progetto che va nelle come era nelle nostre intenzioni, anzi forse oltre le più rose aspettative. Siamo felici. Assolutamente. L'Abruzzo del pallone torna domenica prossima 19:30, sempre su TV6, canale 14 del digitale terrestre. Buona domenica.